Eccoci qua, mettiamo l'inquadratura migliore. Perfetto. Allora, un po' così, eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti. In attesa dell'avvocato Torrese, noi facciamo un po' di prove tecniche per vedere se siamo in onda, se è tutto ok. Vedo già sei persone collegate. Anzi, dateci anche qualche feedback. Se naturalmente si sente bene e si vede bene, l'avvocato Torrese sta arrivando. Buongiorno, Eccolo qui, buongiorno a tutti. eccolo qua, eccolo qua. Allora, in attesa, ecco, dei primi collegamenti e anche dei primi feedback, vediamo se qualcuno ci risponde, se si sente e si vede bene. Facciamo vedere le prove anche tecniche del logo, è bellissima questa cosa, perché facciamo tutto in diretta. Ecco qua, facciamo un po' più così. Eccoci qua. No, ferma. Fermati Laura, fermati, Ok, fermati. eccoci qua. È difficile farci entrare tutti quanti, eh? Perfetto, allora vedo i primi commenti. Ciao Lia, tra l'altro sono collegati molti studenti che hanno superato l'esame, questa è una cosa bella, infatti vi do molti volti noti. Che dire? Vediamo qualche altro commento. Vabbè, io direi di iniziare perché comunque vedo già 30 persone collegate, insomma, siamo da 1 minuto e 37, quindi vuol dire che già si inizia bene. E oggi ho l'onore di iniziare io questa presentazione. Io sono l'avvocato Torrese, se mi vedete un po' tagliato non fa niente, è un'inquadratura un po' alla moda, mettiamola così. L'importante però è che voi sentiate bene quello che vi diremo, perché oggi facciamo una bellissima cosa, cioè all'interno di questa lezione racchiudiamo tre aspetti fondamentali di quella che è la nostra formazione. Parleremo del corso nuovo di esame d'avvocato che si sosterrà, speriamo, a dicembre, parleremo anche di questo, anche un po' delle modalità. Parleremo naturalmente di coloro che dovranno affrontare la seconda prova orale, quindi di tutti gli studenti che, e ne vedo tanti, anzi li saluto tutti, che hanno superato brillantemente la prima prova, i nostri corsisti, oppure coloro che ci hanno seguito dalla nostra pagina Facebook, che consideriamo sempre nostri corsisti. E infine poi naturalmente daremo anche un contributo forte attraverso uno studio che abbiamo fatto delle tracce più difficili, più analitiche, anche a coloro che dovranno affrontare proprio la seconda parte. Ma la novità importante oggi qual è? Perché questa inquadratura è particolare? Perché oggi abbiamo deciso di inaugurare tutto quello che ho detto con i nostri studenti che brillantemente hanno sostenuto e superato l'esame, e che naturalmente potranno testimoniare la loro esperienza. Io concludo subito dicendo una cosa, che questo è più che altro non un corso, io lo chiamo percorso. Perché percorso? Perché a noi piace della scuola Piero Calamandrei accompagnare, e quando dico accompagnare dico proprio la parola portare per la mano, proprio il termine pratico, tecnico, i nostri studenti fino al traguardo. Quindi il principale motivo e la principale caratteristica della nostra scuola, più che scuola, noi siamo poi un gruppo di amici, quindi questo è anche un altro fattore importante perché si costruiscono bellissime amicizie all'interno della nostra scuola, è proprio quello di affiancare lo studente e raggiungere il traguardo e raggiungere l'obiettivo. Questo lo si fa naturalmente studiando, seguendo un percorso, ma soprattutto rispondendo alle esigenze H24 che uno studente può avere. Quindi io vi auguro buona lezione, vi auguro buon corso e già abbiamo tanti iscritti che già si sono affrettati appunto per l'esame che verrà. Un in bocca al lupo a tutti coloro che dovranno sostenerlo e soprattutto un in bocca al lupo a
gli aspiranti avvocati che hanno superato appunto la prima parte. Quindi io vi auguro una buona lezione e passo la parola all'avvocato Torrese che poi presenterà di volta in volta gli studenti. Sì. Buongiorno a tutti. Grazie, io mi ripresento perché non è detto che tutti coloro che stanno ascoltando questa diretta effettivamente mi conoscono. Buongiorno a tutti dal Centro Studi Piero Calamandrei. Io sono Raffaele Torrese, sono un avvocato civilista e amministrativista, sono un assistente universitario in diritto civile alla Federico II e sono un formatore giuridico, e cioè mi occupo di trasfondere, di trasferire la mia cultura giuridica, quello che io so di diritto, a chiunque abbia il piacere, la voglia e la pazienza di ascoltarmi. Allora, in questa diretta noi tratteremo tre argomenti, perché in questo momento, relativamente all'esame di avvocato, noi seguiamo tre tipologie di studenti. Ci dobbiamo interessare intanto a coloro che sosterranno per la prima volta l'esame di avvocato a dicembre 2021, quindi coloro che non hanno partecipato a questo esame con formula particolare, formula Covid. Quindi coloro che sosterranno l'esame di avvocato a dicembre 2021. Poi ci occuperemo di coloro che hanno superato la prima prova orale dell'esame di avvocato sessione Covid sostanzialmente, e poi ci occuperemo di coloro che invece non hanno ancora sostenuto la prima prova orale di questa sessione Covid. Quindi tre diverse tipologie di studenti cui dedicheremo una parte di questa diretta ciascuno. Abbiamo tre categorie di studenti con tre esigenze diverse e quindi dobbiamo seguire ciascuna di essi. Prima di iniziare lasciatemi solo ribadire quella che è la nostra offerta formativa, in particolare mi rivolgo a voi che siete giovani praticanti e aspiranti avvocati e quindi corsi di specializzazione. Abbiamo il corso di preparazione in GDPR e Data Protection, abbiamo il corso di specializzazione in inglese giuridico, abbiamo il corso di lingua inglese con possibilità di acquisire certificazioni A1, A2, B1, B2, C1 e C2, abbiamo allo stesso tempo anche il corso per conseguire la patente europea e i pass di informatica e altre certificazioni informatiche, Certipass, AICA, eccetera, ma abbiamo anche corsi di preparazione a concorsi pubblici, lo sapete, concorso agenzia per le dogane, concorso per vice ispettori di polizia, eccetera. Ovviamente tutta la nostra offerta formativa la trovate sulla nostra pagina Facebook, corsi di formazione giuridica 2021, ma anche sul nostro sito centrostudipierocalamandrei.it. Tutto ciò detto, lasciatemi dire che quella di oggi, come è stato già accennato dall'avvocato Savarese, sarà una diretta molto particolare, perché non vedrete solo la mia brutta persona, ma vedrete anche altre persone accanto a me. Sono in compagnia di tre ex studenti o attuali studenti, lo capiremo tra un attimo, che hanno intrapreso questo percorso con me, che hanno seguito dei corsi con me al Centro Studi Piero Calamandrei, e oggi sono due di essi effettivamente avvocati, un'altra quasi avvocato in attesa della seconda prova orale. Mi riferisco all'avvocato Vespoli, che è alla mia destra, voi la vedete alla mia sinistra ovviamente, all'avvocato Sica, che è seduto di fronte a me, e alla dottoressa quasi avvocato Di Nicolo, che tra poco ascolteremo. La loro presenza qui è una vera e propria testimonianza, perché la cosa più importante è che essi hanno seguito corsi di preparazione diversi all'esame di avvocato. L'avvocato Vespoli e l'avvocato Sica hanno seguito un corso di preparazione standard, e cioè sostanzialmente il classico corso di preparazione pre-Covid, quello che dovrebbe essere l'esame di avvocato anche di dicembre 2021, quindi con tre prove scritte. La dottoressa Di Nicolo invece ha sostenuto un esame diverso, un esame di preparazione alla prima prova orale. Tutto ciò è fondamentale perché, lo dirò a breve, perché noi ad oggi non abbiamo
una certezza assoluta su quelle che saranno le modalità di svolgimento dell'esame di avvocato dicembre 2021. Ad oggi, lo ribadirò anche dopo, ma è chiaro che ad oggi, sic stantibus rebus, come dicevano i latini, ovviamente dobbiamo immaginare che la formula sia quella classica, perché la norma derogatoria derogava il regime ordinario solo rispetto all'esame di avvocato che si sarebbe dovuto tenere a dicembre 2020 e si sta tenendo invece in questi giorni. Quindi, lo ripeto, così come stanno le cose, la formula dovrebbe essere quella classica con le tre prove scritte, dopo ne parleremo meglio. Ma è anche possibile, e oggi ovviamente non possiamo dirlo perché dipende dalla situazione epidemiologica che non possiamo prevedere, è anche possibile che questa formula, quella del doppio orale, venga mantenuta o che vengano apportate alla stessa alcune novità. Allora la sfida e l'obiettivo del corso che mi accingo a presentare, perché la prima parte di questa diretta, l'ho detto, riguarda il corso di preparazione all'esame di avvocato dicembre 2021, poi avremo uno spazio per coloro che preparano la seconda prova orale di questo esame di avvocato e poi uno spazio per coloro che preparano la prima prova orale di questo avvocato, di questo esame di avvocato, con tanto di analisi di tracce pubblicate recentemente, quindi prestate grande attenzione. Lo scopo del corso che mi accingo a presentare è quello di mettervi in condizione di superare l'esame di avvocato, qualunque siano le modalità in cui esso si svolgerà. Teniamo conto che molto probabilmente il nostro solertissimo Ministero della Giustizia non ci comunicherà le modalità il 1° settembre e quindi non ci permetterà di studiare 3 mesi con la consapevolezza di quali saranno le novità. Probabilmente, nell'incertezza Covid, il dubbio si protrarrà come sempre fino a novembre, inoltrato, eccetera. È possibile, magari mi sorprenderanno in positivo, sarebbe la prima volta e ne sarei contento. Quindi l'obiettivo è prepararsi di modo tale che qualunque sia la formula finale, qualunque sia l'approccio scelto, voi siate in grado di superare l'esame, sia essa una forma scritta, sia essa una forma orale. Ed è per questo che oggi ho chiesto la testimonianza di persone che hanno sostenuto come un corso di preparazione sia la prova scritta, sia la prova orale. Vedrete che in realtà le formule non sono così diverse. Perché, vi faccio un po' di spoiler, se io imparo solo ad esporre oralmente, poi non so scrivere. Però se io imparo a scrivere, imparo anche ad esporre oralmente. Vi posso dire con certezza che i ragazzi che hanno superato con me l'esame di avvocato con formula classica scritta sarebbero stati tranquillamente in grado di superare l'esame di avvocato anche con questa formula, perché chi sa scrivere poi sa anche esporre. Invece coloro che l'hanno sostenuto quest'anno avrebbero avuto difficoltà. Perché avrebbero avuto difficoltà? Ovviamente perché non sono stati preparati alla versione scritta. E ragazzi, parlare una cosa, scrivere un'altra. Lo sa chiunque è uscito da una qualunque università di diritto, a qualunque facoltà di diritto a 23 anni e non si ricordava neanche dove andavano le doppie e dove non andavano le doppie delle parole. Quindi io mi preparerò in modo tale da prepararvi a tutto. Io adesso mi taccio. Dicono che sono logorroico, dicono che parlo troppo. Infatti sto leggendo L'arte di sapere ascoltare di Kate Murphy, libro bellissimo che consiglio a tutti, è un capolavoro, quindi sto imparando anche io ad ascoltare e adesso cercherò un po' di ascoltare. Ovviamente partiremo dalle donne per galanteria, quindi sentiremo prima l'avvocato Vespoli, poi sentiremo la dottoressa Di Rocco, poi sentiremo l'avvocato Sica e cercheremo ovviamente in questo dialogo aperto, gentile, amicale di capire un po' in cosa consiste e come si struttura questo corso. Allora chiedo a Laura, perché per me l'avvocato Vespoli resta Laura, di dirci un po' come è andata la sua esperienza, come è stata la preparazione per l'esame di avvocato e poi come è stato materialmente l'esame di avvocato. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Come prima cosa volevo ringraziare Raffaele Alessio per avermi invitata a questo Open Day. Sono molto contenta.
Chi mi conosce lo sa che io non sono una persona di facili cerimonie e non dico sì facilmente, infatti sono sicura che loro avrebbero scommesso sul mio no tantissimo, però sono venuta qui per due motivi. Il primo è perché veramente sono grata a questo corso di formazione, di preparazione e sono grata a Raffaele per tutto quello insomma, che ha fatto per me e per i miei colleghi, dopo ci sarà anche Ernesto che potrà testimoniare. Il secondo motivo è perché io mi sono immedesimata in voi che adesso ci state ascoltando, perché capisco le vostre ansie, le vostre preoccupazioni, i vostri dubbi, chi meglio di me vi capisce. Perché le ho vissute io in prima persona e quindi ho pensato che se il mio intervento, quello che sarò per dire in qualche modo può aiutarvi, può tranquillizzarvi, io se ne sarei ben felice. L'esame di avvocato è un'esperienza unica nella vita e ve lo dice una persona che la prima volta è stata bocciata, non avendo frequentato nessun corso. Ero disperatissima e mentre stavo sui social vedo Alessio, io Alessio l'ho conosciuto all'università, che aveva pubblicato la locandina dell'open day del corso del centro studi Calamandrei. Lo contattai, veni a fare l'open day come oggi state facendo voi e rimasi subito molto colpita, innanzitutto da vedere un professore così giovane, perché io mi aspettavo il classico professore comunque di una certa età. E poi rimasi molto colpita dal modo in cui questo corso veniva strutturato. Mi spiego. Io credo che per affrontare questo esame ci vogliono degli elementi importanti. Il primo tra tutti è saper parlare bene l'italiano, il lessico giuridico. Potete sapere tutti i concetti che volete, ma se non li sapete esporre oralmente o scriverli, l'esame non lo supererete mai. E Raffaele in questo a me ha colpito dal primo secondo, perché ha un modo di parlare, un modo di spiegare veramente semplice, pratico, con esempi che poi vi porterete indietro e ve li ricorderete sempre, perché secondo me è così che va fatto, spiegando le cose in maniera molto semplice e elementare. Un lessico giuridico che, stando a casa da soli, io molte volte sento i miei colleghi che dicono no, mi preparo l'esame da solo, ma se uno si prepara l'esame, che sia vecchio o nuovo, modalità a casa da solo, e non c'è nessuno che ti corregge quando parli, quando sbagli una doppia, quando sbagli un congiuntivo, tu rimarrai sempre con la preparazione che tu pensi che sia impeccabile. Ci sono delle terminologie, delle proprio frasi ad effetto che vanno dette per lo svolgimento di un parere o anche per la risoluzione orale. Se non sai che dietro al codice ci sono, c'è tutto un indice, se non sai proprio quelli che sono gli elementi basilari, da solo non puoi affrontare questo esame. Quindi è importante, come primo elemento, acquisire un linguaggio che sia giuridico, basilare e semplice, parlare un italiano corretto, cosa che a me questo corso ha lasciato. Io ricordo, noi abbiamo fatto, come diceva Raffaele, la preparazione prima del Covid, quindi venivamo in presenza, che lui ci faceva la correzione individuale. Credetemi, nessun corso fa la correzione individuale. E lui ogni volta, al di là di dirci hai centrato, non hai centrato l'istituto, la sentenza, perché poi il primo pensiero quando uno fa questo esame è devo trovare la sentenza, devo trovare l'istituto. Non c'è cosa più sbagliata, perché tu puoi anche trovarla la sentenza, puoi anche trovarlo l'istituto, ma se non lo sai argomentare, ecco perché va bene con la nuova o la vecchia modalità, se non lo sai spiegare, poco c'entra che tu hai capito la sentenza di studio, perché chi ti ascolta si rende conto che il tuo è una preparazione teorica, ma che nella pratica non sai argomentare quello che poi è la risoluzione di un parere. Quindi, prima cosa, l'italiano è il sapersi esprimere bene, cosa che in questo corso sicuramente troverete riscontro. Secondo elemento, a mio avviso importantissimo, è avere una base di tutti quelli che possono essere gli istituti di diritto civile o i vari reati del diritto penale. Io parlo in questo modo perché ho fatto l'esame dovendo affrontare la prima prova civile scritta, per penale il parere e poi l'atto. Quindi è impensabile che voi siate o civilisti o penalisti o quant'altro, che voi sapete tutto, perché è impossibile. Quindi però è importante che voi avete quella dimestichezza basilare, quei concetti giuridici di base, per poter poi affrontare qualsiasi tipo di argomento. E questo corso
è proprio questo che a me personalmente ha lasciato, ma anche ai miei colleghi, perché poi, come diceva Alessio, si crea una famiglia, si crea un gruppo di amici. Io ancora ad oggi, che sono passati un po' di anni, tutti quelli che incontro ci andiamo a prendere il caffè in tribunale, ci salutiamo, ci sentiamo con quell'affetto, perché la preparazione dell'esame sono momenti, sono mesi che voi non dimenticherete mai, dell'esame di avvocato sono mesi che voi non dimenticherete mai nella vostra vita, ed è importante avere dei punti di riferimento. Quindi la prima cosa, un italiano e un lessico perfetto. La seconda cosa, la conoscenza basilare di quelli che sono gli elementi sia di penale che di civile, e anche con la nuova modalità, mi permetto di dire, perché ho amici che hanno fatto questo esame con la nuova modalità, dicendo vabbè, è la mia materia, io me la cavo. Assolutamente no, impensabile, perché se non sai parlare, se non sai come iniziare, se non sai argomentare, può essere la tua materia quanto vuoi, ma chi ti ascolta si rende conto che c'è delle lacune di base, che tu non puoi convincere chi ti ascolta a sapere che effettivamente hai capito di cosa stiamo parlando. Terzo elemento che io non sottovaluto proprio per la mia esperienza personale è il fattore emotivo. Quando più si avvicinerà la data dell'esame e più voi andrete, lo so perché ci sono passata prima di voi, in totale paranoia, perché magari leggerete delle tracce, vi renderete conto che non sapete niente, sentirete delle nudità, e in quel momento è importante la figura di Raffaele ma anche di Alessio, che sono persone che vi accompagneranno dall'inizio alla fine. Adesso sembra una cosa che non ha molto peso, ma a lungo andare questa sarà una cosa fondamentale, perché personalmente io li ho chiamati, li ho scritti in qualsiasi momento, mai una volta che nessuno di loro due non mi ha risposto, non ha detto quella parola che in quel momento serviva per farti affrontare quell'esame in maniera serena e tranquilla. Quindi sono tutti elementi che sono fondamentali. Io non sponsorizzo questo corso perché loro mi stanno simpatici, lo sponsorizzo perché io l'ho fatto e io posso dire che ne vale veramente la pena. Io in questo momento mi rendo conto che magari voi avete tanti dubbi, ce l'avevo pure io, conviene, non conviene, è una perda di tempo, una perda di soldi. Noi lo facevamo il sabato dalle 9 fino alle 4 e mezzo del pomeriggio. Il venerdì per noi non esisteva, la domenica passavamo a sgobbinare, mia mamma, la voce di Raffaele, la conosce proprio benissimo perché avevamo le registrazioni e quindi mia mamma ormai la conosce, e poi Raffaele ci assegnava due pareri a settimana. Quindi è vero che questo è un esame che magari vi dicono componente fortuna, con tutte quelle cose che si sentono, ma la fortuna fa parte della vita. La cosa importante è che ognuno di noi, quando arriverà quel giorno che andrà bene, che andrà male, sta a posto con la sua coscienza, e questo lo potete fare soltanto frequentando un corso del genere, dire io ce l'ho messa tutto, facendolo con serietà e soprattutto avendo la fortuna di avere alle vostre spalle delle persone che veramente vi sosterranno in tutti i modi, sia a livello psicologico sia a livello pratico nella preparazione di questo esame. E al di là dell'esame, poi il bagaglio culturale, tutte le cose che voi acquisite frequentando questo corso ve lo porterete anche in avanti, perché io ancora ad oggi quando scrivo, io faccio penale, e voglio dirvi che il parere di civile l'ho fatto con una scioltezza tale, perché lui ha doti di veggenza, mi è uscita la traccia che avevamo fatto al corso, quindi insomma, cioè, io sono stata felicissima, perché insomma, ma non avevo neanche tanto paura poi, perché avevamo affrontato un sacco di argomenti, quindi mi sentivo sicura, insomma, di qualsiasi argomento poi poteva capitare. Se ci sarà la vecchia modalità, non fidatevi degli altri, non fidatevi di chi vi dice fai questo, fai quell'altro, fidatevi di voi stessi. Ecco perché ci dovete arrivare preparati facendo un corso di preparazione come questo, perché ve lo assicuro, e poi mi zittisco, io ho fatto l'atto di penale, e perché ovviamente faccio penale, e qui facevamo anche esercitazione di arte, abbiamo fatto di tutto e di più. E praticamente quando feci l'appello, ci fu un collega della commissione che, leggendo il mio appello, mi disse devi aggiungere il motivo, devi mettere che devi chiedere la messa alla prova. Era un reato per cui vi era una pena che andava oltre la pena massima, i 4 anni. La messa alla prova, c'è un soglia di applicabilità ai 4 anni. Io non l'ho ascoltato, però tante persone che stavano vicino a me l'hanno ascoltato, quindi per questo vi dico, non vi affidate ad altre persone, non vi affidate allo Spirito Santo, non vi affidate alla fortuna, tutto quello che può succedere che vi venga, però frequentate un corso, preparatevi da soli, fatevi aiutare da persone come loro, che sono persone competenti, e voi non ve ne pentirete. Io mi auguro per voi che confermeranno la modalità di questa.
perché frequentando questo corso per voi dopo avrete una prateria davanti, perché dopo la preparazione con questo corso, con le modalità che Raffaele fa e che io le ho vissute sulla mia pelle, se io dovessi affrontare ad oggi l'esame come strutturato quest'anno non avrei veramente paura di niente, perché saprei parlare, saprei leggere la traccia, come impostarla, il ragionamento, quindi me lo auguro veramente. E vi faccio un grosso in bocca al lupo, per qualsiasi cosa sono a completa disposizione, soprattutto per il sostegno morale, per tutto il resto. Si vede che è una penalista, è vero? Che discute e argomenta meravigliosamente. Allora, intanto grazie anche per gli spunti di riflessione che mi hai dato. Una cosa che io dimentico sempre di dire, ma che è giustissima, dovete sempre partire dall'idea che gli altri, chi vi sta intorno, ovviamente ora parlo dell'esame di avvocato con la vecchia formula, perché con la nuova non c'è nessuno intorno, ma con la vecchia formula, chiunque vi sta intorno, dovete immaginare che nel 90% dei casi, se voi avete seguito un corso, se voi avete studiato, è più ciuccio di voi. Quindi partite dall'idea che chi vi circonda è ignorante, purtroppo devo dirlo, commissari compresi. Un'ignoranza mostruosa, non so quante persone che conosco hanno sbagliato e alcuni sono stati bocciati per ascoltare i commissari, che non erano assolutamente in malafede, ma erano semplicemente ignoranti. Quindi attenzione, perché in quel momento, nel momento di stress, chiunque spara una qualunque boiata può sembrare Calamandrei, non io, quello vero. Quindi una grande soluzione giuridica, una grande argomentazione. Tutto ciò che a casa vi sembrerebbe un'idiozia, in quella sede può sembrare intelligente. Quindi ha ragione Laura, fatevi una preparazione, arrivate forti, arrivate preparati e non ascoltate chi che sia. Io lo dico sempre, se io vado a fare l'esame di avvocato, ripeto, vecchia formula, con un amico che conosco, col quale ho studiato, col quale mi sono preparato, e quindi so quanto vale e riesco a scambiare una parolina con lui o con lei, ben venga. Però pensare di ascoltare chiunque abbia l'idea, l'eureka, ragazzi, di avvocati geniali in giro ce ne sono veramente pochissimi, e quindi di persone geniali che faranno l'esame con voi ce ne sono altrettanto poche, anzi forse pure qualcuno in meno. Un'altra cosa su cui, però questa invece la dico normalmente, su cui Laura mi sprona a intervenire, quando lei dice non è la sentenza che fa la differenza, e questo vale non soltanto per chi affronta l'esame di avvocato con la vecchia formula, ma allo stesso modo per coloro che lo affrontano all'orale, vale anche per chi deve fare la prima prova orale. Se anche io trovo la sentenza che esattamente causa a pennello, magari il classico caso, no, che mi viene assegnato proprio sulla sentenza, arrivo dalla commissione, buongiorno, Cassazione 13.614-2021 risolve il problema. La commissione dice, ma lei è un imbecille, lei mi deve presentare il problema, mi deve presentare l'istituto, mi deve spiegare cosa è successo. Alla fine di tutta la sua argomentazione, se c'è la Cassazione, perché molte delle tracce che sono state assegnate in questi giorni non sono tracce che si risolvono con la Cassazione, si risolvono con ragionamento giuridico. Oppure, ma anche gli scorsi esami di avvocato scritti, le Cassazioni erano vecchie. A volte non c'erano. C'erano Cassazioni 2010. Non c'è scritto a nessuna parte che ci deve essere l'ultima sentenza. È anche vero che poi chi legge molte volte non condivide quella giurisprudenza e quella Cassazione. Quindi è come darsi la zappa sui piedi. Perché molte volte è capitato leggere, è evidente che era come se la Cassazione fosse una legge. Non è così. Quello è un pensiero giuridico del momento. Può essere maggioritario o minoritario. Quindi chi ti legge, magari un magistrato, magari la pensa esattamente all'opposto, e già partiamo male. Certo. Quindi non è che dobbiamo chinarci supinamente alla Cassazione, non è la Bibbia. Peraltro la Cassazione si contraddice un giorno sì e un giorno anche. E mentre scrivete magari sta per uscire un'altra sentenza esattamente all'opposto. Se vi distrugge. Quindi ragazzi, assolutamente ciò che conta è individuare l'istituto, ragionare sull'istituto, ragionare sulle questioni problematiche, e questo vale allo scritto e all'orale. Dopodiché se trovo la Cassazione per argomentare la metto, altrimenti no. Altra cosa su cui mi hai fatto riflettere, che io dicevo sempre e che forse non ho detto ultimamente, no, forse l'ho detta questa anche per chi fa la prima prova orale.
È chiaro che io cerco di individuare ovviamente gli argomenti più papabili per le tracce. Ne ho beccati tanti all'esame scritto, sono contento di aver beccato anche il tuo, ne ho beccati tanti per la prima prova orale. Però l'obiettivo vero per chi segue il mio corso non deve essere quello di arrivare all'esame e trovare l'argomento che ho trattato e la Cassazione che ho trattato. Se ci riesco, ragazzi, quando capita è meraviglioso, io sono la persona più felice del mondo, sono orgoglioso perché dietro la scelta degli argomenti c'è uno studio, ho fatto delle discussioni, degli articoli, delle sentenze, delle Cassazioni. Ma l'obiettivo è che voi riusciate a parlare o a scrivere anche di ciò che non sapete. Cioè l'obiettivo è che mi esce il reato, mo ci vuole, il reato dell'abbandono della persona di cui sono amministratore di sostegno, come è uscito qualche anno fa, o che vi esce l'anatocismo, come capitò a me quando io ho fatto l'esame di avvocato, e che voi senza conoscere l'argomento, perché io non lo conoscevo, utilizzando il codice, guardando l'indice, riuscite a risolvere, riuscite a superare. L'obiettivo, io lo dico sempre, che se capita una traccia allo stato di necessità e la bomba atomica su Nagasaki, voi dovete essere in grado di scrivere o di esporre. Se io riesco a fare questo, come docente ho spaccato, perché l'obiettivo è quello. Se addirittura riesco a beccare le tracce, sono felice, ma non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di mettervi in grado di discorrere su qualunque cosa. Quindi sono contentissimo di questa testimonianza. Laura poi, peraltro, in questo momento è anche mia controparte in un giudizio. E questa poi è una cosa meravigliosa, no? Trovarsi... Però ci vediamo bene. Assolutamente, ci adoriamo. E infatti faremo in modo che le cose si concludano nel più giusto dei modi. Però è questa poi una cosa meravigliosa. Tu sei stato formatore di una persona che diventa avvocato e poi te la trovi, no, come controparte in un giudizio. Allora Laura, noi ti ringraziamo moltissimo di questa testimonianza. Grazie. E chiamiamo adesso la dottoressa Di Ruocco che viene a portare un'esperienza, chiedo scusa con i nomi e con i cognomi, ragazzi, sto inguaiato, lo sapete meglio di me. Allora ti chiamerò Francesca così non posso sbagliare. Allora Francesca viene a portare un'esperienza per forza di cose diversa da quella di Laura. Non solo perché non è ancora completa, infatti io per scaramanzia la chiamo dottoressa, non la chiamo ancora avvocato. Lei ha sostenuto questo corso di preparazione, quindi questo tra virgolette modalità Covid, quindi ha sostenuto con successo e superato con successo la prima prova orale e attende la seconda prova orale in quel di Milano, quindi ovviamente è ancora sotto tensione, ancora sotto stress, e quindi la ringraziamo ancora di più per essere riuscita a ricavare un attimo di tempo e venire. Quindi lei porta evidentemente un'esperienza diversa, quella di una persona che ha seguito un corso di preparazione per l'orale. Allora Francesca, dici tutto, siamo tutto orecchi. Allora innanzitutto buongiorno a tutti, vi dico in anticipo che io sono una persona tendenzialmente timida, ma ho deciso di accettare questo invito perché ritenevo che ne valesse davvero la pena spendere qualche parola per questo corso del Centro Studi Piero Calamandrei e per gli avvocati Savarese e Torrese, che sono stati per me preziosi. Innanzitutto devo ringraziarvi per la massima disponibilità che c'è stata in questi mesi. Io porto l'esperienza di un esame del tutto nuovo, una tipologia diversa, come sapete, immagino che questa appunto insomma, orale a causa Covid. E mi sono trovata di punto in bianco, come penso tutti coloro che ci stanno ascoltando, a dover prepararmi ad un certo punto, perché poi la comunicazione ci è stata data verso aprile-maggio, insomma, piuttosto tardino. Grande tempestività, eh? Esatto, con grande tempestività a dovermi preparare, quindi per una prova d'esame che non mi aspettavo di dover affrontare. Vi dico in tutta sincerità che sono andata nel panico e per pura casualità, attraverso i social, per fortuna, ho conosciuto il corso appunto del Centro Studi Piero Calamandrei e ho deciso di iscrivermi. Mai scelta migliore, non è stata una scelta proprio azzeccatissima per dirla alla maniera nostra, insomma. E quello che posso dire a riguardo è che innanzitutto mi sono trovata molto bene per la chiarezza espositiva dell'avvocato Torrese, che riesce a rendere, lo dico veramente con grande sincerità, a rendere semplici concetti anche ostici, difficili,
e quindi riesce a rendere la portata di tutti anche appunto concetti piuttosto complessi. Il metodo inoltre insegnatomi dall'avvocato Torrese mi è stato utilissimo, soprattutto per questa modalità d'esame. Io ritengo che sia un metodo fondamentale anche qualora si dovesse svolgere l'esame con nella modalità tradizionale, ma per questa modalità d'esame è stato fondamentale, perché un elemento del tutto a sfavore dello studente in questa tipologia d'esame è il tempo, perché la questione dei 30 minuti vi posso assicurare che anche nella migliore delle ipotesi, qualora una persona fosse preparata al massimo e insomma avesse una preparazione a tutto tondo, comunque quei 30 minuti nei quali bisogna ragionare sulla traccia, vi posso assicurare, creano sempre uno stato d'ansia, d'agitazione, anche a chi è tranquillo di carattere, chi non è ansioso o chi è consapevole di aver studiato tutto, diciamo, bene. Quindi il metodo, grazie al metodo che mi ha insegnato, che ci ha insegnato l'avvocato Torrese, io sono riuscita ad affrontare serenamente l'esame, nonostante sia un soggetto piuttosto ansioso, come si può notare. Ed inoltre è un metodo, secondo me, validissimo, anche perché consente di trovare la soluzione del caso anche laddove non si conosca o non si ricordi l'istituto giuridico. Perché anche qualora lo si dovesse ricordare perfettamente. Scusa se ti interrompo. Pierantonio mi dice che si sente basso. Mi date conferma di questa cosa? Perché nel caso avviciniamo un po' il computer per capire se è un problema nostro o un problema di Pierantonio, che colgo anche l'occasione per salutare. Scusami se ti ho interrotto. Vediamo un attimo cosa ci dicono, magari se facciamo una prova anche noi di qua. Vediamo un attimo come va. Anche Vale mi dice che si sente basso. Provo a avvicinare un po' il computer a noi, perché abbiamo il computer un po' lontano, perché siamo in tanti che dobbiamo entrare. Questa inquadratura. Eccoci qua. Si sente un po' meglio, ragazzi? Va un po' meglio adesso? Magari proviamo anche ad alzare un po' la voce? Fatemi sapere, datemi feedback. Si sente bene, no? Datemi un po' di feedback, Vale e Pierantonio. Si sente un po' meglio. Ok. Allora andiamo a voce alta. Vai, prego. No, cioè, come dicevo appunto, il metodo che ci ha insegnato l'avvocato Torrese, secondo me è fondamentale, perché consente, come è stato anche prima anticipato, di risolvere un caso, e chi più di me lo può confermare, perché in 30 minuti bisogna comunque trovare la soluzione, di risolvere un caso anche laddove non si riesca in quel momento a ricordare l'istituto, a ricostruire, insomma, anche perché bisogna poi essere in grado di argomentarlo. Altra cosa importante, su cui si sono soffermati prima sia l'avvocato Vespoli che l'avvocato Torrese, è la capacità appunto di argomentare, di fare un ragionamento giuridico al di là della sentenza. Questo è un elemento fondamentale soprattutto per questa modalità d'esame, perché in quei 30 minuti appunto non è detto che si riesca a trovare la sentenza risolutiva, per cui avere la capacità di riuscire a seguire un ragionamento giuridico secondo appunto il metodo che ci ha insegnato l'avvocato Torrese, che è stato per me prezioso, ribadisco, è fondamentale. Inoltre, un altro elemento su cui mi sento di puntare l'attenzione, che secondo me non è un elemento di poco conto, è che ho notato durante le lezioni, è l'excursus sull'istituto giuridico del caso che l'avvocato Torrese effettua ogni qualvolta si affronta una traccia. Perché è inutile nascondersi dietro un dito, penso che come me tutti hanno svolto la pratica forense. Durante la pratica forense non si incontrano certo tutti gli istituti giuridici che si possono incontrare, che esistono. Per me, per quanto mi riguarda, per il diritto civile, ma i reati nel diritto penale, quindi è impossibile trovarsi ad avere a che fare nel corso della pratica. Per fortuna, sì, sono impazzirito. Con qualsiasi istituto giuridico, con qualsiasi reato. Per cui, quando poi ci si trova ad affrontare le diverse tracce che possono capitare in sede d'esame, non sempre si riesce a ricordare la disciplina dell'istituto giuridico e ad argomentare come se si fosse all'università, anche perché i tempi dell'università sono lontani e quindi non sfido chiunque a ricordare, ad argomentare tutto quanto c'è, insomma, da dire su un istituto giuridico, sul reato e quant'altro. Per cui
il fatto di affrontare una traccia spiegando prima le basi e l'istituto giuridico, la disciplina dell'istituto giuridico, come appunto fa l'avvocato Torrese nel corso, è un elemento fondamentale. Io devo dire, dipendo dalla Corte d'Appello di Milano, per cui ho svolto l'esame a Milano e continuerò a svolgerlo a Milano. Pertanto quest'anno ho conosciuto il corso grazie al corso del Centro Studi di Roma Calamandrei e grazie ai social, ma l'anno scorso, non essendo a conoscenza di questo corso, avevo seguito un precedente corso a Milano. E devo dire che questa caratteristica, l'introduzione sull'istituto giuridico, non veniva effettuata, non veniva fatta. E vi posso assicurare che è un elemento questo fondamentale, proprio perché non ci si può ricordare tutto, soprattutto nel periodo di svolgimento della pratica forense. E questo consente poi di capire anche la traccia, a seguire l'eventuale orientamento della Cassazione, perché è inutile partire dall'elemento complesso della questione giuridica quando poi non si ricorda l'istituto di base. Cosa che penso accomuni un po' tutti, perché sfiderei chiunque a studiare il manuale durante la pratica forense per filo e per segno. Ultimo aspetto sul quale mi sento di soffermarmi, che ritengo importante, è l'aspetto emotivo, come anche anticipato dall'avvocato Vespoli, perché devo dire che l'avvocato Torrese è in grado di infondere, oltre che sicurezza, anche molto entusiasmo. E devo dire, fa tornare anche l'amore per il diritto, che alla fine dei conti è la materia che abbiamo scelto tutti se abbiamo intrapreso questa strada. E questo elemento psicologico per me è fondamentale, perché ci si pone diversamente quando si affronta l'esame, quando si è più sicuri e motivati. Detto ciò, io ho terminato e veramente vi consiglio di iscrivermi, perché per me io non potevo fare scelta migliore. Ho superato la prima prova e spero di andare avanti, di continuare così. Grazie mille. Grazie a voi. Qualche riflessione su quello che ho appena sentito. L'amore per il diritto purtroppo a volte viene a mancare, ma non perché il diritto a tradirci, perché a volte l'attività di avvocato è troppo stressante. Confermo, manda la PEC, manda la mail, poi stampala, poi farla in PDF e mettila nel fascicolo telematico, poi attendi la risposta, poi il termine, la scadenza, e quindi uno si stanca non del diritto, si stanca della vita che il diritto gli costringe a fare, sì. Fondamentalmente, ma sono cose diverse. Il diritto puro è quello che ci fa innamorare, l'attività a volte ci stressa, il cliente che rompe le scatole, la telefonata inopportuna, eccetera. Sono molto felice di questa testimonianza, anche per un altro motivo. Voi lo sapete, noi abbiamo dovuto fare di necessità virtù nel momento in cui abbiamo dovuto trasmettere i nostri corsi online. Voi lo sapete, noi siamo partiti dai corsi fisici. L'avvocato Vespoli e l'avvocato Sica, che sentirete a breve, sono stati nostri corsisti fisicamente. In questo caso abbiamo avuto l'obbligo di munirci del momento del passaggio telematico, evidentemente è stato complesso, quindi non è stato così semplice né così scontato riuscire a tenere viva l'attenzione telematicamente. Quindi una testimonianza del genere mi fa ancora più piacere, tanto più poi il fatto che la dottoressa, il cognome di nuovo? Di Nicuolo, Francesca, però dottoressa Francesca suona male, la dottoressa Di Nicuolo poi non è neanche di questa Corte d'Appello. Un'altra riflessione sui minuti: 30 minuti sono oggettivamente molto molto pochi, quindi laddove venisse confermata la vecchia formula diventa fondamentale, non l'abbiamo già fatto, lavorare col cronometro. Io ringrazio moltissimo la dottoressa Di Nicuolo Francesca. E sono sicuro che a breve, non so quando, potremo dare una splendida notizia sulla vostra pagina. Grazie mille. Grazie. Arrivederci a tutti. Buona giornata, grazie. E adesso sentiamo, per una ragione di galanteria, ultimo, come dicono gli inglesi, last but not least, l'ultimo ma non il meno importante, l'avvocato Sica, che ha seguito invece il corso con le modalità classiche, quindi le modalità ordinarie, corso pre-Covid io lo chiamerei. Allora, com'è andato questo corso? Sentiamo. Allora, prima di tutto ringrazio Raffaele ed Alessio per questo invito.
torno sempre con molto piacere in questo luogo e soprattutto a godere della loro compagnia, perché il periodo del corso è stato comunque un bel periodo. Appunto, prima si parlava dei rapporti umani, e in quel periodo, diciamo, come frequentatore, ho stretto ottimi rapporti con gli altri frequentatori del corso. Non dico anche con Alessio e con Raffaele, perché con Alessio e con Raffaele eravamo amici prima. Quindi proprio a proposito della conoscenza del corso, personalmente il corso l'ho conosciuto essendo loro amico, parlando con loro ed apprezzando già l'iniziativa dai primissimi minuti, da quando hanno cominciato a fare questo corso, e quando ho avuto l'opportunità ovviamente di poter partecipare ho partecipato. Il corso dal vivo ovviamente è totalmente diverso dal corso online, ti dà maggiori opportunità di confronto e di crescita proprio ai fini dell'esecuzione della prova di esame. Però ho notato che anche la modalità online comunque sta avendo la sua efficacia, anche perché se Fede Torrese è bravo a spiegare dal vivo, lo è anche in video. No, ma soprattutto perché Raffaele è molto chiaro. Io ci tengo sempre a sottolineare questa cosa, che l'avvocato Torrese è molto molto chiaro nell'esposizione, e quindi cambia poco da questo punto di vista che sia online o che sia in presenza. Però ripeto, il corso in presenza è stato molto importante anche ai fini, per esempio, della correzione dei compiti. Correggere i compiti dal vivo rendeva molto più immediata la comprensione dell'errore. Sui compiti ci tengo a fare una chiosa, perché come è stato ampiamente detto, infatti io mi avete rubato tante parole di bocca, però come è stato ampiamente detto, nella correzione, nell'impostazione della scrittura del compito, era molto importante, per me è stato molto importante comprendere e apprendere e fare mia la questione di andare direttamente al punto, cioè cercare di dare la giusta spiegazione dottrinale, diciamo in maniera preliminare a quello che è la trattazione del punto, però poi andare direttamente a ed esprimere quello che la traccia chiedeva, senza invece dilungarsi troppo, sto parlando dello scritto ora, che non è più così, però senza dilungarsi troppo in questioni dottrinali, e poi invece sbrigarsela con due parole sul cuore della traccia. Invece partire dall'inverso, quindi comprendere qual è il cuore della traccia, per poi andare a spiegare anche quelle che sono le parti preliminari, è stato veramente, veramente molto, molto importante. Una domanda volevo fare, perché anche perché tu sei penalista, tu ritieni che effettivamente il momento della correzione scritta rappresenti un vantaggio grosso rispetto al momento in cui in un'esposizione orale io ti vengo a dire dove avresti dovuto inserire quell'argomento, come avresti dovuto esporre, cioè è importante quel passaggio nella correzione scritta? Sì, quel passaggio nella correzione scritta è importante, perché come ho detto prima si va a comprendere meglio qual è l'errore. Poi ovvio, da penalista ti dico, il penalista... Perciò ho chiesto a te da penalista, perché voi scrivete di meno. Questo volevo dire, il penalista scrive molto, molto di meno rispetto a qualsiasi altra categoria di avvocato, quindi diciamo si dà molto più attenzione a quella che è l'oralità. E, oltre al fatto di essere penalista, anche il fatto di aver seguito il corso appunto del Centro di Studio per il Programma Andrei, mi ha permesso di essere sempre più incisivo nella scrittura. Cioè quando scrivo un appello, piuttosto che un'istanza, piuttosto che qualsiasi altra cosa, onestamente io non tendo molto a dilungarmi su mille cassazioni, piuttosto che mille interpretazioni. Inserisco le cassazioni veramente quelle necessarie, dopodiché vado direttamente al punto, perché poi comprendo anche un'altra cosa, soprattutto andando avanti con l'esperienza lavorativa, professionale, i giudici leggono poco quello che scriviamo, quindi se dopo due pagine li hai annoiati, tu quello che volevi esprimere
non glielo trasmetti, quello è il problema. Io veramente cerco di scrivere quante meno pagine possibili, sia per qualsiasi tipo di atto, dall'istanza alla richiesta dell'apposizione dell'archiviazione all'appello, qualsiasi cosa, veramente scrivere l'essenziale. Perché scrivendo l'essenziale devi sperare che il giudice nel momento in cui sta leggendo è attento e non vada di default, come invece spesso fa, soprattutto quando si tratta di quelle cose molto veloci, tipo opposizione e attivazione, piuttosto che altre, diciamo, altre parti scritte, perché poi sto parlando della parte scritta. Certo. Valentina ci pone una domanda, ci chiede: che metodo consigliate per risolvere una traccia di cui non si conosce l'argomento? Com'è possibile affrontarla con sicurezza? Adesso rispondi tu. Sì, questo è un'esperienza che ho affrontato. Ci è capitato a tutti. No, ma soprattutto nelle tracce di civile. Che nel penale, allora, quando capita una traccia del tuo settore dove comunque non ne conosci niente o ne sai poco, bene o male, secondo me, meglio così l'ho vissuta, ti salvi con un po' di esperienza, con la conoscenza degli istituti che tu hai assimilato con la pratica, comunque con lo studio approfondito che hai fatto. Invece, per quanto riguarda il civile, per esempio, ora faccio l'esempio del civile, quando affronti qualcosa che veramente non conosci, beh, lì, rispetto alla parte che conosci, paradossalmente è molto più importante un pochino lo studio di base che hai fatto, perché se bene o male riesci ad inquadrare l'argomento all'interno della macrofamiglia, almeno dell'istituto, poi ti aiuti un po' con il codice, con il codice non commentato, perché ovviamente non si può portare il codice commentato, poi ti aiuti anche un po' col codice, partendo dall'istituto, aiutandoti un po' col codice, conoscendo i principi del diritto, bene o male esci. È ovvio che se dovessi dire basta solo questo, se tu non conosci completamente l'argomento, no, certo, puoi, diciamo, non fare una brutta figura, puoi trovare qualcuno che apprezza l'impegno, però se, diciamo, non hai proprio alcun tipo di conoscenza di quell'argomento, beh, secondo me onestamente è un po' complicato riuscire a svolgere la traccia. Mi permetto di dare anche un consiglio a Vale. Il codice annotato con la giurisprudenza in realtà è un finto codice non annotato con la dottrina. Mi spiego. Se sei in grado di rintracciare le cassazioni più interessanti, e cioè quelle massime che non rispondono in maniera stringente solo alla questione tecnica, ma si dilungano un po' sull'argomento, tu grazie alle massime riesci anche a ricostruire l'istituto. Mi spiego, faccio l'esempio col penale perché in assoluto è la cosa più facile. Se devo capire se un reato è di mera condotta o di evento, è di danno o di pericolo, è istantaneo o permanente, è abituale o non abituale, con un po' di fortuna e con molta bravura, tutte queste risposte io le posso ricavare leggendo le massime. Perché spesso e volentieri la massima non dice soltanto si configura lo stalking nel caso in cui, ti dice, lo stalking è un reato abituale, pertanto esso si configura. E quindi quella prima parte della massima ti serve nella ricostruzione dell'istituto. Quindi saper leggere le cassazioni, non solo quelle che ci servono, ma anche quelle che in teoria non ci servono ai fini della traccia, diventa fondamentale. Io ringrazio Ernesto per la sua testimonianza. Do la parola all'avvocato Savarese e poi liberiamo questi nostri studenti ed ex studenti, perché lavorano, studiano, non è che stanno con le mani in mano, non è che poi una volta che uno ha superato finisce e iniziamo a vivere di rendita. Prego. Io sono contentissimo perché ci tenevamo tanto oggi far ascoltare a voi le testimonianze di chi ha seguito questo corso e di chi ha vissuto con noi questo percorso. Prego Valentina, scusa. E la cosa più bella poi è vedere queste persone poi in tribunale e svolgere la professione, quindi esercitare la professione e soprattutto arrivare all'obiettivo primario, che è poi il superamento dell'esame d'avvocato, ma anche fare l'avvocato, perché questo corso non solo ti insegna come superarlo, ma ti dà anche le nozioni, come hanno detto i colleghi, per svolgere la professione. Faccio giusto un piccolo inciso,
perché poi è anche importante la comunicazione delle parole. È vero, sicuramente, come hanno detto prima i colleghi, che c'è tanta incompetenza di chi ti circonda, di chi comunque cerca in un certo qual modo di darti dei consigli, ma invece di darti consigli aggrava la situazione invece di migliorare. Però voglio anche sottolineare, dall'altra parte, che c'è tanta anche competenza degli addetti ai lavori, di bravissimi commissari e anche di giudici che sono attenti nella lettura, naturalmente, degli atti. Quindi è molto importante, poi questo è il messaggio che volevano dare i colleghi, diamo sostanzialmente noi della scuola, quello di concentrarsi su se stessi, sulle proprie nozioni, sulle proprie capacità. Ora inizieremo il vivo della lezione, quindi andiamo subito al dunque. Però io il suggerimento che do sempre, e questo non lo insegnano i libri, questo lo insegna la personalità di uno studente, è quello di pensare, quando si fa quell'esame, di essere in un'aula, di fare un'udienza. In quel momento dovete pensare che la traccia è in realtà un vostro cliente dal vivo, da difendere. Cioè, quindi impersonificarsi nel caso, agguerriti, lasciatemelo sfuggire, cazzuti, questo è il termine che bisogna utilizzare, soprattutto è lo spirito con il quale bisogna affrontare questo esame e questo percorso. Io sono felicissimo di questo primo incontro, do la parola all'avvocato Torrese che ora entrerà nel vivo della lezione e ci terrà tutti con grande attenzione in ascolto. Saluti a tutti e in bocca al lupo. Allora ringrazio i nostri ex studenti e i nostri studenti per questa testimonianza, per aver rubato loro ancora un pochino di tempo, quindi grazie mille. E partiamo con l'open day, cioè la vera e propria presentazione del corso di preparazione all'esame di avvocato dicembre 2021. Io prima vi ho fatto un po' di spoiler e cioè vi ho anticipato che ad oggi noi non conosciamo le modalità in cui si svolgerà l'esame di avvocato dicembre 2021. Ci sono tre chance, se vogliamo. La prima è che esso si svolga secondo le modalità classiche e ricordo a me stesso che il decreto che ha introdotto le modalità Covid, tra virgolette, quelle di quest'anno, è un decreto che deroga alla normativa generale solo per un anno. Quindi, lo ripeto, il latinismo è bello, sic stantibus rebus, così come stanno le cose, se nulla accadesse si andrebbe a sostenere l'esame secondo la vecchia formula. È possibile invece che questa formula del doppio orale venga mantenuta, è altresì possibile che l'esame di avvocato venga modificato. Abbiamo ospitato qualche giorno fa sulla nostra pagina un onorevole che ci è venuto a parlare, nonché anche il sottosegretario alla giustizia, nei nostri webinar che trovate sulla pagina, hanno parlato delle possibili modifiche all'esame di avvocato, quelle che sono oggetto di studio. Quindi tutto può accadere, e allora lo ripeto, è molto presto per dirlo, dipende dalla situazione epidemiologica, dipende da quante persone baciate, abbracciate, sbaciucchiate quest'estate. Se sono un numero eccessivo, avremo un numero eccessivo di contagi, quindi dovremo fare secondo le modalità orale. Già vedo i ragazzi che devono sostenere, che vogliono farlo orale, che quest'estate si daranno alla pazza gioia, beati loro. Invece, noi che non sappiamo se la formula sarà quella classica o la formula sarà quella orale, dobbiamo prepararci, l'ho anticipato prima, a sostenere e a superare l'esame di avvocato, qualunque siano le modalità di svolgimento. Quindi il corso che io terrò sarà un corso che mi permetterà e di superare l'esame di avvocato classico, quindi quello scritto con le tre prove scritte, e di superare quello orale. Poi è chiaro che dal momento in cui avremo la comunicazione ministeriale, noi adotteremo l'approccio evidentemente solo e soltanto focalizzato, mi sembra chiaro, verso la modalità scelta. Ma fino a quel giorno
e lo avete visto, quest'anno è stato aprile per maggio, potrebbe essere novembre per dicembre. Noi non possiamo stare 3 mesi a grattarci la pancia aspettando il ministero. Noi abbiamo 3 mesi in cui dobbiamo prepararci a valanga, e in questi 3 mesi io vi metterò in grado, evidentemente vi renderò in grado di superare sia l'esame con modalità scritte che l'esame con modalità orale. Faccio un altro piccolo spoiler, ma dico una cosa a mio modo di vedere ovvia, ma non so se chi mi ascolta la ritiene abbastanza ovvia, altrettanto ovvia. Prepararsi per un corso scritto di questo tipo, quindi prepararsi a redigere dei pareri e degli atti, ci rende sicuramente in grado anche di esporre realmente quello che scriviamo. E io penso che tutti coloro che fanno pratica realmente, di chi mi sta ascoltando, è in grado di dire che quando redige un parere, se poi dovesse esporre oralmente, sarebbe benissimo in grado di farlo. Conosce i motivi, conosce le problematiche giuridiche, eccetera. Prepararsi invece a un esame solo orale è diverso, perché effettivamente chi si prepara a esporre solo oralmente dei concetti può avere qualche difficoltà a metterle per iscritto. Io vi dico che anche all'esame universitario, dove uno va lì e prende il 30 e lode, beh, se dovesse ripetere un minuto dopo lo stesso esame per iscritto, io dubito che prenderebbe 30 e lode, ma non perché sia un cretino, ma perché si è abituato a esporre oralmente. E se mi abituo oralmente ho difficoltà ad andare per iscritto, se mi abituo per iscritto non ho difficoltà a passare oralmente. Il che significa che fino a quando avremo incertezza noi dovremo scrivere, e guai a me se non vi facessi scrivere. Come si struttura esattamente questo corso? Ovviamente l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di permettervi di superare anche l'esame di avvocato, nel quale vi capitassero argomenti o problematiche giuridiche che non conoscete. Perché è chiaro che se attraverso la selezione di tracce che io faccio nel corso dell'anno io riesco ad individuare la traccia che vi troverete ad affrontare, è capitato moltissime volte, e allora ragazzi, si va ovviamente alla grande, no? Diventa uno show, si va per la toga d'onore. Ma se invece capitasse un argomento che io non ho trattato, o una sentenza, magari ho trattato l'argomento, non ho trattato quella sentenza, beh, voi dovete essere in grado di superarlo esattamente allo stesso modo. Se io tenessi un corso per l'esame di avvocato, all'esito del quale superano l'esame solo coloro che hanno la fortuna di ricevere la traccia che io ho spiegato, beh, allora dovrei cambiare mestiere, dovrei cambiare lavoro, perché è facile superare un esame se lo stesso è calato proprio sull'argomento che io ho spiegato. Dovrei essere solo talmente fesso da non riuscire a spiegarlo. Invece io devo permettervi di superarlo anche se vi capita qualcosa che non conoscete o che non conoscete bene. Ovviamente l'approccio è sempre lo stesso, teorico e pratico. Se io non conosco la teoria del diritto, quindi se io non conosco quali sono gli elementi costitutivi del reato, non posso analizzare quel reato. Se io non conosco gli elementi essenziali del contratto, se io non so cos'è la responsabilità civile, se io non so cosa sono i diritti reali, io non posso andare a trattare un parere che verta su questi argomenti. Accanto alla teoria però serve la pratica, perché questo non è un esame universitario, neanche se venisse confermata la formula attuale sarebbe un esame universitario, dove abbiamo 10 domande magari, e nel quale quindi si saggia davvero la nostra preparazione. Qui abbiamo un esame one shot e neanche temperato. La traccia è questa, risolvila. E se utilizziamo invece la vecchia formula, posso scegliere tra 2 tracce, ma ho sia civile che penale. Quindi la vecchia formula è ancora più complessa. Quindi non è un esame dove io mi posso divertire, dove io mi posso sbizzarrire a spiegarvi solo e soltanto la teoria, cosa che da buon assistente universitario potrebbe anche divertirvi, non penso proprio,
Io devo darvi anche un approccio molto pratico, molto concreto. Io devo insegnarvi a risolvere questioni problematiche. Faccio un altro piccolo spoiler. Chi mi sta seguendo e deve sostenere l'esame di avvocato a dicembre 2021, non stacchi la diretta nel momento in cui io passo a parlare della seconda prova orale. Perché alla fine di questa diretta io analizzerò due tracce che sono state assegnate negli ultimi giorni di civile e di penale. Ed è evidente che chi deve sostenere l'esame di avvocato a dicembre 2021 può vedere effettivamente in che modo viene spiegato, in che modo viene sviluppata una traccia e viene spiegato un argomento in questo corso. Quindi teoria e pratica. Pratica cosa vuol dire? Se l'esame sarà scritto, ci alleniamo a scrivere. Se l'esame sarà orale, ci alleniamo ad esporre. Però l'allenamento è un elemento assolutamente fondamentale. Laddove l'esame sarà scritto, l'ha detto l'avvocato Vespoli prima, ho difficoltà a chiamare l'avvocato Vespoli, per me Laura, l'ha detto Laura prima e io per lei sono Raffaele, ovviamente, noi scriveremo due elaborati a settimana. Ovviamente pareri e atti, ovviamente di civile e di penale, quantomeno i pareri, perché non potete scegliere la materia, dovete portarle entrambe, mentre invece per l'atto avrete sempre la possibilità di scegliere la materia. Con la nuova formula invece io permetto, per coloro laddove venisse confermata la nuova formula, quella del doppio orale, ovviamente io permetto a chi fa civile di esercitarsi solo su civile, a chi fa penale di esercitarsi solo sul penale. Questo è evidente. Chiaramente, ecco, se la modalità è scritta, io pretendo, tra virgolette, poi ragazzi è chiaro, non siamo al liceo, ognuno gestisce la propria esperienza di studio come può, in base alle sue esigenze. Però io, ecco, vi metto a disposizione il mio impegno per due elaborati settimanali. Uno lo fate in classe, poi capiremo tra un attimo che significa in classe con me, nel senso che voi prima sviluppate quel parere o quell'atto e poi su quel parere o quell'atto si svolge la mia lezione, la mia spiegazione. Un altro lo fate a casa, da soli, e poi vi viene corretto da me. Se il corso è scritto, tutto ciò come si svolge? Inizia la lezione, mi viene assegnato l'atto o il parere, lo ripeto, se è parere di civile e di penale, perché dovete fare entrambi, se l'atto sempre a scelta tra civile e penale. Avrete del tempo per risolverlo, in questo caso per scriverlo, quindi più tempo per redigerlo, dopodiché inizia la mia lezione e io spiego effettivamente come tutto ciò andava fatto. Poi c'è il momento delle correzioni, quindi si ha una correzione individuale di ciascun elaborato. Sarete vis-à-vis con me. Poi dipende dalla situazione epidemiologica, se vis-à-vis proprio di persona o vis-à-vis, come in questo momento, utilizzeremo degli strumenti tecnologici, ma sempre individuali, perché ho la correzione, credo, soprattutto quando la correzione è individuale, perché io devo conoscere ciascuno dei miei corsisti. Dopodiché vi sarà assegnato un elaborato per casa che sarà corretto alla lezione successiva. Quindi voi scriverete due elaborati a settimana. Laddove la formula fosse orale invece, le cose cambieranno molto poco, nel senso che anche qui vi troverete a confrontarvi con due tracce a settimana, una che verrà svolta dal vivo con me, sempre prima voi e poi io, e un'altra sulla quale esercitarsi a casa. E anche qui ci sarà un confronto diretto con me. Anche qui avrete la possibilità di dirmi: io ho ragionato in questo modo perché ritenevo opportuno seguire questa tesi e se ho sbagliato mi sono fatto indurre in errore da questo aspetto. E quindi vi confronterete con me. Quindi che la formula sia scritta, che la formula sia orale, ragazzi, al Centro Studi Programma Andrei non abbiamo paura di niente. Qualunque essa sia, l'affronteremo e la supereremo. E vi sarà sempre questo confronto continuo col docente. Io credo moltissimo, soprattutto per questa tipologia di esame, nel confronto individuale. Credo moltissimo nell'interazione. Chiunque ha seguito un mio corso, anche in web,
quindi anche come state facendo in questo momento, sa bene che mi vengono continuamente poste delle domande quando io spiego l'istituto e ciascuna domanda ha la sua risposta, ovviamente pubblica, perché le risposte interessano a tutti, anche a chi pensa magari che a quella domanda già, che può non ascoltare quella risposta perché già la conosce. In realtà c'è sempre qualcosa in più che vi serve. Su quali argomenti verteranno le tracce? Ovviamente, ragazzi, il nuovo esame di avvocato ha costituito un salto quantico rispetto al precedente. Nel precedente era possibile fare un lavoro molto importante che io svolgevo durante l'anno di individuazione delle tracce papabili, che spesso mi ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. Con la nuova formula è molto più complesso, l'avete visto da soli, sta uscendo qualunque cosa. Del resto devono differenziare queste benedette tracce e quindi vi assegnano un po' qualunque istituto, il che vuol dire che da parte nostra c'è l'impegno a coprire un maggior numero possibile di istituti, cosa che abbiamo fatto. Anche qui dipenderà evidentemente dalla formula che sarà scelta. Però lo ripeto, ciò che conta è imparare a utilizzare il codice, perché se voi imparate a utilizzare il codice, imparate a utilizzare l'indice, imparate a utilizzare tutte quelle meravigliose massime che trovate in calce a un codice annotato con la giurisprudenza, se di buona qualità, Giuffre, Diche e pochi altri, sono codici veramente di livello, voi potrete effettivamente ricostruire qualunque argomento. E poi vi è l'aspetto della gestione del tempo, che ovviamente è diversa laddove sono 7 ore o laddove sono 30 minuti, però in entrambi i casi è sempre una parte molto importante del mio corso. Quindi ci lavoro sempre, tant'è vero che se l'esame è scritto io vi faccio esercitare su tempistiche molto più brevi delle 7 ore. Perché una cosa è avere 7 ore a casa nel silenzio, col pigiama, dopo aver fatto una bella colazione, rilassato. Altra cosa è avere 7 ore dopo che non dormite in maniera dignitosa da 2 giorni, che siete andati lì anche con le calze maglie tipo Robin Hood perché fa un freddo maledetto a dicembre, siete stressati, c'è un vociare, c'è il vostro vicino di banco che è un idiota ma sembra Proto Pisani, no, che spara cose a caso ma ci sembrano in quel momento grandi momenti di genialità. Ricordo a una esercitazione sulle obbligazioni naturali, si parlava di debiti di gioco, una ragazza insisteva sul fatto i debiti di gioco si pagano, e in qualche modo questa frase, no, questa frase un po' camorristica, un po' mafiosa, entrava nei nostri cervelli fino a quando ricordammo del 1933, del 2034 e tutte queste belle cose. Quindi qualche dato solo strutturale fondamentale sul corso di preparazione all'esame di avvocato dicembre 2021. È un corso che dura 3 mesi, da settembre fino agli esami, in realtà sono 4, settembre, ottobre, novembre e dicembre, fino alla data di svolgimento degli esami. È un corso intensivo, dove si lavora molto, dove mi serve la vostra massima attenzione e collaborazione, perché io non lascio indietro nessuno dei miei corsisti come preparazione, però mi servono persone motivate che veramente vogliono superare questo esame. Il corso si svolge ogni sabato. Il corso si svolgerà sicuramente attraverso una modalità online simile a quella che stiamo sperimentando in questo momento, in questa diretta. Se il corso si terrà anche fisicamente, ragazzi, io non lo so. Io sono un fautore dei corsi fisici, ma perché non per una questione di qualità di docenza, perché senza falsa modestia credo di aver mantenuto lo stesso standard anche oralmente, credo di tener viva la vostra attenzione anche virtualmente, però proprio a me piace il contatto fisico, io mi diverto a stare con le persone e quindi anche io ho più piacere, più divertimento a stare con persone vere, fisiche, piuttosto che stare con delle icone, e credo valga lo stesso un po' per tutti. La formula online ci sarà sempre e comunque, anche se il Covid dovesse scomparire domani mattina. Se ci sarà anche una formula fisica,
lo scopriremo tra poco, forse i numeri saranno anche più limitati, lo vedremo un attimo, è inutile anticipare cose. Se si potrà fare, lo faremo. Ovviamente ragazzi, il corso vi prepara intanto per la doppia prova orale, se si terrà questa modalità, per la prova scritta e per la prova orale, se si andrà nella modalità classica. Quindi anche gli oralisti evidentemente non saranno abbandonati. Vi dico che fino a oggi, corna facendo, per non fare gesti apotropaici peggiori, non ho mai perso uno studente all'orale, mai. E considerando che, lo sapete, al nord Italia i corsi della seconda parte, l'esame orale è sempre più complessa e ho molti corsisti del nord, quindi voglio dire, mi sento tranquillo da questo punto di vista. Quindi noi non perdiamo di vista nessuno. Ci saranno anche materiali didattico, verranno fornite delle dispense, ci saranno delle convenzioni per acquistare i codici annotati e il manuale a un prezzo scontato, perché abbiamo delle convenzioni con coloro che effettivamente forniscono questo materiale. I posti sono limitati, lo dico da subito, perché io non credo nei corsi con 150, con 200 studenti. Ci sono corsi di queste dimensioni, soprattutto che preparano a esami abilitativi o concorsi diversi. Ragazzi, io non ci credo, perché per come la penso io, per quanto possa essere bravo il docente, non puoi avere un contatto con 100 o 200 persone. E quindi non puoi fornire una correzione personalizzata davvero, non puoi migliorare davvero le deficienze, le debolezze di 100 o 200 persone. A me serve sempre comunque un numero contingentato. Quindi io preferisco limitare i posti per mantenere alta la qualità della docenza. Ovviamente chi si iscrive subito non solo avrà uno sconto, ma riceverà anche in omaggio il vecchio corso, quindi potrà iniziare ad esercitarsi. Il corso inizia ad inizio settembre, Francesca. Stiamo solo decidendo la data, ma sarà la prima o la seconda settimana di settembre. Ripeto una cosa che ho già detto, che magari qualcuno si è addormentato. Coloro che mi stanno seguendo per il corso esame di avvocato dicembre 2021, non vadano via adesso che inizio a parlare del corso di preparazione alla seconda prova orale di questo esame di avvocato, perché alla fine di questa diretta io analizzerò due tracce, una di civile e una di penale. Io lo faccio per coloro che devono ancora sostenere il primo esame orale per questa sessione Covid, ma queste tracce vanno bene anche a voi che dovete sostenere il corso a dicembre 2021. È un momento di esercitazione, è un momento nel quale vedrete come viene fatta la spiegazione qui al Centro Studi Piero Calamandrei. Ancora, tutto ciò detto, per tutte le informazioni di natura amministrativa, quando inizia lo posso dire anch'io perché lo so anch'io, ma i prezzi, i costi, il pagamento, le sedi, gli orari, per tutte queste informazioni è inutile chiedere a me che non so nulla, mandate o un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook, quella dalla quale state ascoltando questa diretta, quindi Corsi di Formazione Giuridica 2021, o anche un direct message, come si dice, un messaggio privato su Instagram, però lì ci chiamiamo Centro Studi Piero Calamandrei, meglio ancora una mail a centrostudipierocalamandrei@gmail.com. Quindi ci sono tre modi di contattarci. Abbiamo anche un canale Instagram, sempre Centro Studi Piero Calamandrei, potreste anche commentare questa diretta lì, perché si vedrà anche lì. Quindi modi per contattarci ce ne sono, però contattateci in privato perché non sono informazioni di cui io dispongo. Se invece avete domande su tutto ciò che sarà la parte didattica di questo corso di preparazione all'esame di avvocato dicembre 2021, io ora vi lascio un po' di spazio e sono completamente a vostra disposizione. Dopo che avrete esaurito le vostre domande, se ci sono, e dopo che vi avrò risposto, presenterò il corso di preparazione alla seconda parte, quindi al secondo esame orale per l'esame di avvocato sessione Covid, quindi la seconda prova orale. Dopodiché dedicherò l'ultima parte di questa diretta sia a voi
sia evidentemente a coloro che invece stanno sostenendo adesso l'esame di avvocato, non hanno ancora fatto la prima prova orale e mi soffermerò su alcune tracce. Quindi ora vi lascio qualche minuto per le domande, io bevo un po' d'acqua perché la gola mi sta diventando leggermente secca. Di Laura, mi ero rubato la penna di Laura, ragazzi, la restituisco che sta andando via. Arrivederci, ciao. A proposito, ragazzi, mi dispiace non aver ringraziato tutte le persone che hanno commentato finora, perché altrimenti avrei perso il filo del discorso. Vi ringrazio, saluto anche voi. Ho risposto solo alle domande, di modo tale da non perdere il filo. Ma mi conoscete, lo sapete che sono una persona gentile, eh? Vi lascio quindi qualche minuto e poi partiamo con la presentazione della seconda parte. Allora, Michelangelo, prove 2021, immagino che tu intendi quelle di cui sto parlando, cioè le prove di le prove per dicembre 2021. Io credo che tu dica 2022, perché se parli di dicembre 2022 non sappiamo neanche se io ci arrivo vivo a quella data, quindi figuriamoci adesso se si sa qualcosa. Su quello abbiamo detto finora, cioè che non è ancora data la possibilità di sapere quale sarà il metodo utilizzato e che questo corso evidentemente ha come obiettivo quello di fornirvi una preparazione tale che qualunque sia il metodo scelto, scritto, orale, voi siate in grado di superarlo. Quindi è un corso che, qualunque siano le modalità di svolgimento, evidentemente ha come obiettivo quello di permettervi di superare l'esame. Ancora un minutino e poi parto. Allora ragazzi, andiamo alla presentazione del corso di preparazione alla seconda prova orale dell'esame di avvocato modalità Covid, va bene? È brutto dire modalità Covid, però è la formula più semplice per capirci. Poi passeremo all'analisi di due tracce assegnate finora dalle varie commissioni. Buongiorno Giovanna, ciao! Allora, in questa parte della diretta ci occuperemo della preparazione per la seconda prova orale dell'esame di avvocato. Troppo, troppo buona, veramente. Allora ragazzi, avete superato, mi rivolgo ovviamente a chi l'ha fatto, avete già superato la prima prova orale, sono moltissimi i miei studenti che ce l'hanno fatta, sia al sud che al nord, un po' in tutte le commissioni. Ora ovviamente dobbiamo portare a termine questo
complicato percorso, questo tragitto incidentato. Lo sapete, avete iniziato la preparazione credendo in un esame scritto, con tutti i dubbi del caso, avete dovuto cambiare la vostra preparazione. Mi sento di dire che ve lo siete meritato. Allora dovete portare a termine questo cammino. Ovviamente il corso di preparazione alla seconda prova orale non può che essere diverso, lo capirete da soli, rispetto al corso di preparazione per la prima prova orale. Per quale motivo, ragazzi? Ovviamente perché la seconda prova orale non è uguale per tutti. Dipende dalle materie che avete scelto. E quindi evidentemente ciascuno di voi dovrà avere una preparazione in materie diverse. Ma vi è di più. Non tutti chiedono la preparazione. Buongiorno Pier Antonio. Ah, sei, ho commentato prima già una tua domanda. Bene. Non tutti vogliono la stessa preparazione per la seconda prova orale. Perché è possibile che io voglia la preparazione su tutte le materie che ho scelto come materie per l'orale, ma c'è qualcuno che può dire: io all'orale porto, al secondo orale ovviamente, porto civile, penale, amministrativo e un'altra materia, ma io in civile sono un fenomeno, io non voglio la preparazione di civile, voglio solo magari quella di amministrativo e penale. E ti dico di più, di amministrativo voglio una preparazione completa, di penale voglio solo qualche integrazione. E allora capite che obiettivo fondamentale, d'esigenza fondamentale di questo corso è la massima flessibilità. Non sarà un corso classico, ci sarà tutoraggio individuale per ciascuna materia. E quindi ciascuno di voi potrà scegliere su quale materia prepararsi, su quale materia volere un determinato approfondimento, su cosa voler battere di più, su cosa voler battere di meno. Quindi evidentemente è un corso molto più flessibile rispetto al corso per la prima prova orale, perché vi ripeto, mentre la prima prova orale è standard, la seconda prova orale è un vestito che vi siete già in parte costruiti da soli, perché avete scelto delle materie, ma soprattutto rispetto al quale avete esigenze diverse. Per questo motivo, evidentemente, io vi lascio la massima scelta. Anche rispetto a questa seconda prova orale, per qualunque dubbio di tipo amministrativo, economico, mandate direttamente un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook, quella dalla quale stiamo trasmettendo, Corsi di Formazione Giuridica 2021. Io mi sto ghiacciando con l'aria condizionata, è il caso di metterla a deumidificatore, oppure mandate un messaggio privato su Instagram, Centro Studi Piero Calamandrei, o ancora mandate una mail al Centro Studi Piero Calamandrei @gmail.com. Invece per tutto ciò che ha a che fare con la didattica, lo sapete, io sono a vostra disposizione. Sto cercando il telecomando nell'aria. Anche rispetto a questo secondo passaggio di questa diretta, vi lascio del tempo, evidentemente, per formularmi domande su questa seconda prova. Vedo una domanda di Giovanna qui, adesso rispondo. Dopodiché passiamo all'analisi delle tracce, che, lo ripeto per l'ennesima volta, interessa non solo chi deve ancora fare la prima prova orale, ma per la verità può interessare anche chi deve fare la seconda prova orale, perché di civile e di penale si tratta. Semplicemente io lo traguardo ad una traccia, ma è la stessa cosa. Ma interessa anche a chi deve sostenere l'esame di avvocato a dicembre 2021, anche evidentemente per saggiare qual è la nostra tecnica espositiva. Già stanno arrivando domande, sono contento. Consigli sui test del gruppo della procedura penale e diritto civile per la seconda prova orale. Allora, per quanto riguarda la seconda prova orale, io mi sono trovato bene con diversi testi, in particolare quelli che a me sembrano più adeguati a tale tipo di preparazione, oltre a quelli della Simone, che sono sempre comunque affidabili, sono fatti molto bene anche quelli della Dike. Ovviamente ve l'abbiamo già detto, noi abbiamo convenzioni con tutte queste case, quindi evidentemente tramite noi potete acquisirle a un prezzo scontato.
Quindi se volete acquisire del materiale, anche qui ci mandate, se volete ovviamente, un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook, via mail, su Instagram, e noi insomma vi permetteremo di accedere a questo vantaggio. Sabrina mi chiede, la seconda prova orale consiste su materie che ognuno non ha scelto di natura teorica? Sì, sono domande di natura tecnico-teorica, quindi vi si chiede l'istituto, vi si chiede quel reato, vi si chiede quel determinato aspetto. Non è particolarmente semplice la seconda prova orale, perché evidentemente si andrà a battere su istituti tecnici, quindi una preparazione più generica, più classica, più universitaria. Peraltro vi dico una cosa, ovviamente non ho certezze sul punto, però soprattutto in quei distretti di corte d'appello dove si è promosso abbastanza dalla prima prova orale, è possibile che si tenda poi a essere un po' più severi sulla seconda. Quindi insomma, vi raccomando di arrivare massimamente preparati anche lì. Cercate di non rovinare quanto di buono avete fatto finora, abbandonando gli studi. Io mi rendo conto, ragazzi, che siamo al... oggi cos'è? 22? Sì, che siamo al 22 luglio, che l'estate si approssima, però mi duole dirlo, si approssima anche il vostro secondo esame orale, se dovete farlo. Quindi fate un sacrificio adesso, però evidentemente poi vi gioverete del titolo di avvocato, non dovrete rifare l'esame, magari con modalità diverse, insomma, non è proprio il caso di rischiare. Prego, spazio per altre domande. Allora, se non ci sono domande, passiamo all'analisi delle tracce. L'analisi tracce che cos'è? Sono io che analizzo alcune tracce che sono state assegnate negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Posso chiederti l'altro telecomando dell'aria perché mi sto ibernando? Mandami il messaggio per le tracce. Sì. Dicevo, si tratta di alcune delle tracce più interessanti che sono state assegnate dalle varie commissioni negli ultimi giorni, rispetto alle quali io ritengo opportuno appunto fare un intervento. Ragazzi, come sempre, io non è che lo faccio perché confido nel fatto che quella traccia poi mi verrà assegnata, ovviamente. Lo faccio per predispormi, per prepararvi sempre comunque alla riflessione giuridica, quindi a capire come si devono analizzare tutte queste belle o maledette, a seconda dei punti di vista, tracce. Ovviamente, ragazzi, questo non è un unicum. Troverete lezioni che io ho fatto di questo tipo anche pubbliche, e le trovate o facendo scroll down, quindi scrollando un po' sulla nostra pagina Facebook, ma ne trovate moltissime anche sul nostro canale YouTube, sempre Centro Studi Piero Calamandrei. Quindi avete la possibilità di assistere a queste dirette. Ovviamente molte, molte altre tracce analizzate le trovate, è chiaro, nella nostra full immersion, cui potete ancora iscrivervi, o nell'ambito del nostro corso di preparazione all'esame di avvocato. Lo ripeto, sta uscendo qualunque cosa, sta uscendo qualunque istituto, quindi l'obiettivo non è che io vi dico mi capita questo argomento, ragazzi, non sono ancora il divino Telma, spero un giorno di diventarlo, ma non ho trovato corsi di preparazione affidabili sul punto, quindi io cerco soprattutto di stimolare la vostra capacità di ragionamento giuridico. Molte delle tracce che ho assegnato alla full immersion o durante il corso sono uscite, molto molto spesso mi scrivono degli studenti e mi dicono guarda un po' che traccia è stata pubblicata, la mia, mi fa piacere, forse qualcuno anche scopiazzato un po', del resto sono pubbliche, non lo so, non mi interessa. In ogni caso è possibile, ma ciò che conta, lo ripeto, ciò che è veramente importante è il ragionamento.
ovviamente il lavoro che faremo oggi non ha il taglio della full immersion, perché la full immersion vi insegna, ve l'ho detto tante volte, a ragionare con il codice annotato con la giurisprudenza, quindi vi insegna a guardare l'indice e tramite l'indice risalire all'istituto e tramite le sentenze che trovate in calce all'istituto vi permette di ricostruire l'istituto. La full immersion, e chi l'ha fatta lo sa bene, serve a chi nulla sa di quell'istituto a riuscire a cavarsela sul quesito, ma è un metodo diverso che va insegnato in modo particolare, non avrei il tempo di farlo adesso. Le full immersion ovviamente sono ancora aperte, ci si può ancora iscrivere. Questo invece è un'analisi tracce. Analisi tracce che, lo ripeto, serve sia a chi deve sostenere ancora la prima prova orale, sia a chi deve sostenere la seconda prova orale a mo' di ripetizione di diritto civile e di diritto penale. Probabile che toccheremo anche istituti o aspetti degli istituti che essi non hanno ancora studiato, non hanno ancora riveduto, e serve anche a chi deve preparare l'esame di avvocato per dicembre 2021, perché di questo si parla. Se questa poi sarà la formula, vi trovate una lezione fatta così, gratis. Se non sarà questa la formula, il ragionamento giuridico sarà esattamente lo stesso. Tutto ciò detto, ciao Laura, buona giornata, buon lavoro. Tutto ciò detto, vi ricordo ovviamente che, lo ripeto, è ancora possibile, buongiorno Giulia, grazie, è ancora possibile iscriversi alle due full immersion che sono state pubblicate, che sono private ovviamente, ed è possibile anche iscriversi al corso, acquistare un pacchetto completo full immersion e corso a un prezzo scontato. Di tutto ciò, come sempre, parlerete attraverso messaggi privati sulla nostra pagina, su Instagram o mail al centro studi Piero Calamandrei, @gmail.com, con chi si occupa di queste cose. Io mi occupo di didattica. E allora partiamo dal diritto civile. Io ovviamente pubblicherò, o meglio farò pubblicare la traccia qui, possiamo pubblicare la prima traccia di civile, quindi vedrete pubblicata la traccia di... Mi chiedono anche se è possibile di inserire il link ai nostri corsi, quindi magari dopo, se puoi contattare questa persona, ti faremo contattare in privato Raffaele e ti faremo dare link, o altrimenti ci puoi contattare in privato sulla pagina. Ora pubblicheremo qui come commento la traccia, io ne darò una lettura anche orale, ovviamente, per tutti, però attendiamo un attimo la pubblicazione civile. E poi io ne do lettura civile. Partiamo da civile. Affronterete un istituto che è oggetto di molte tracce, prego, figure. È stato, che è da sempre al centro di enormi dibattiti. Infatti io tendenzialmente, se posso sconsigliarlo come avvocato, lo sconsiglio, perché già il fatto che su questo istituto del diritto civile vengano pubblicate 10 o 20 sentenze della Cassazione all'anno vi fa capire quanta maretta c'è quando si discute dello stesso. Vediamo se qualcuno di voi ha già capito di che sto parlando. Sto parlando, ragazzi, del contratto preliminare, che da sempre al centro di enormi dibattiti. Da quando è stato pubblicato il codice civile non si fa altro che litigare rispetto al contratto preliminare. Allora, comincio a dare lettura della traccia, a breve la leggerete come commento a questa diretta. Allora, nel 1995 Tizio stipula con Caio un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo, quindi di Caio. Ripeto, nel 1995 Tizio stipula con Caio un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo.
In quella occasione, cioè al momento della stipula, ovviamente, Tizio versa a Caio metà del prezzo pattuito per l'acquisto ed ottiene la disponibilità dell'appartamento per svolgervi dei lavori di ristrutturazione. Il termine ultimo per la stipula del definitivo viene fissata in 12 mesi. Nel corso dei 12 mesi e anche dopo la scadenza degli stessi, Tizio, con una serie di raccomandate AR, invitava Caio a presentarsi dinanzi al notaio, comunemente scelto, per la stipula del contratto di vendita. Ma Caio non rispondeva ad alcuna delle sue comunicazioni. Nel 2021, dopo l'ennesima raccomandata R priva di riscontro, Tizio scrive a Caio un'ulteriore raccomandata a R, comunicandogli, verso il segno, comunicandogli di avere intenzione di convenirlo in giudizio per sentir dichiarare l'acquisto a titolo originario dell'appartamento in questione e vederlo condannare a risarcirgli i danni arrecatigli. Caio rispondeva a detta comunicazione, ecco la traccia pubblicata, informando Tizio di essere pronto ad agire in riconvenzionale per ottenere la restituzione del bene. Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio e premessi cenni, ho scritto cesti, sugli istituti sottesi al caso di specie, delinei la linea difensiva più idonea a tutelare le ragioni del suo assistito. Quindi premettete cesti e poi rispondete. Allora, do giusto un minuto di tempo per chi non ha scritto la traccia quando l'ho dettata e vuole fare magari copia e incolla della stessa per utilizzarla da Word. Quindi un minuto e poi spieghiamo che cosa significa questa traccia. Fate il vostro, se lavorate in questo modo, fate il vostro copia e incolla. Allora, che cosa ci dice questa traccia? Che cosa è accaduto? Che nel 95 Tizio e Caio hanno stipulato un contratto preliminare di vendita, dove Caio è il promittente venditore e Tizio il promissario acquirente. In quella sede non si sono limitati soltanto a stipulare il preliminare di vendita, che è il contratto con cui una parte si obbliga, non vende un bene, ma si obbliga a vendere un bene. Questa è la differenza tra preliminare di vendita e vendita. Da un lato mi sto obbligando a vendere, quindi mi sto obbligando a stipulare un contratto di vendita, dall'altra parte sto vendendo, quindi sto trasferendo la proprietà. Nel 95 Tizio e Caio concludono un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile di Caio. Qual è la particolarità di questo preliminare, però? Che in quel momento, quando hanno concluso il preliminare, il promissario acquirente ha anche pagato una parte del prezzo, cosa che accade normalmente quando si conclude un preliminare, no? La caparra, famosa caparra confirmatoria, che poi, se tutto va bene, svolge il ruolo di acconto, evidentemente, con la particolarità soltanto che è molto alta in questo caso, è pari a metà del prezzo, e contestualmente il promissario acquirente che paga acquista anche il diritto di essere immesso immediatamente nel possesso del bene. Perché voi sapete che di base, se io concludo un contratto preliminare di acquisto, io dico acquisto, il contratto si chiama vendita, dipende da che lato lo guardiamo, no? Se lo guardiamo dal lato del venditore è una vendita, se lo guardiamo dal lato dell'acquirente è un acquisto, è la stessa cosa. Normalmente il promissario acquirente non viene immesso nel bene, no? Concludiamo un contratto preliminare di vendita con il quale stabiliamo che entro 6 mesi ci vediamo davanti al notaio e concludiamo la vendita. Tendenzialmente, quando ci vediamo dal notaio e concludiamo la vendita, il promittente venditore mi dà anche le chiavi
e mi dà anche la disponibilità dell'immobile. In questo caso invece la peculiarità è che al momento del contratto preliminare l'acquirente già paga metà del prezzo, che di solito è una somma alta rispetto a quanto viene dato come caparra, come anticipo, come acconto, però ottiene il diritto a essere immesso immediatamente in quel bene. Quindi è un vantaggio, evidentemente paga e in cambio ottiene questo vantaggio. Cosa prevedeva questo preliminare? Prevedeva che entro 12 mesi, entro un anno, le parti dovevano vedersi dinanzi a un notaio per stipulare il contratto definitivo. Nel corso di questi 12 mesi, il promissario acquirente scrive al promissario venditore dicendogli: caro mio, allora ci vogliamo vedere davanti a questo notaio che abbiamo scelto per concludere il contratto di vendita? Il promittente venditore non risponde. Passano questi 12 mesi, tizio continua a mandare raccomandate, ci vediamo dal notaio, ci vediamo. Perché? Perché dobbiamo concludere il contratto di vendita vero e proprio. Caio continua a non rispondere, se ne frega. Sono passati ormai un bel po' di anni, circa 26, sono passati 26 anni da quando abbiamo concluso il nostro amato preliminare. Tizio si scoccia, scrive un'ultima raccomandata a Caio e gli dice: caro mio, basta, non mi stai rispondendo, te ne freghi, io ti cito in giudizio. Ti cito in giudizio, attenzione, per sentir dichiarare l'acquisto a titolo originario in mio favore di questo appartamento e per chiederti danni. Bisogna capire se effettivamente Tizio ha diritto ad acquisire a titolo originario questo appartamento e ha diritto a chiedere i danni. E questa è la traccia. Attenzione! Questa traccia ha una peculiarità, ha una particolarità, perché di solito nelle ipotesi di inadempimento di un contratto preliminare il contraente adempiente, cioè quello che ha interesse a concludere il contratto definitivo, e cioè in questo caso Tizio, ha due rimedi. Il rimedio classico, che poi è l'unico di cui si parla, è il famoso 2932. E cioè dico: giudice, ovviamente faccio causa, ti cito in giudizio, l'azione a carattere costitutivo, dico: caro giudice, qua c'è un contratto preliminare che ho concluso con l'altra parte. L'altra parte non vuole addivenire alla stipula del contratto definitivo. E allora, se che c'è di nuovo, emetti tu una sentenza che abbia lo stesso identico valore del contratto definitivo che lui non voleva concludere. Quindi emetti una sentenza che abbia esattamente lo stesso valore, esattamente la stessa forza del contratto definitivo di vendita. Quindi abbiamo una sentenza che trasferisce il bene. Quindi Tizio ben poteva, ma in questa traccia non ve l'ha chiesto, non lo vuole fare, quindi guai a voi se prospettate questa come risoluzione della traccia. Ne potevate parlare, dovevate parlarne, anzi, meglio ancora. Ma non era questa la soluzione. Tizio ben potrebbe fare causa a Caio, ex articolo 2932, dice: caro giudice, concedimi una sentenza che produca esattamente gli stessi effetti del contratto definitivo di vendita che Caio non ha voluto concludere con me. Sentenza di carattere costitutivo. E contestualmente in quella stessa sede chiedere anche il risarcimento del danno. Perché non l'ha fatto? Fatti suoi, ovviamente, ci possono essere 1200 motivi, ma da avvocato ve ne dico uno molto semplice.
La sentenza ex articolo 2932 è una sentenza di carattere costitutivo. Vuol dire che diventa esecutiva solo al momento del suo passaggio in giudicato. E se l'immobile è un immobile di valore, ma tendenzialmente già un valore non molto alto per un immobile giustifica una resistenza in giudizio molto forte, che alcuni immobili che vale 70-80 mila euro, 100 mila euro, no? Giustifica un accanimento giudiziario, tra virgolette, la sentenza non produce effetti finché non passa in cosa giudicata. E quindi Caio, una volta perso in primo grado, potrebbe fare appello. Una volta perso in appello, potrebbe fare ricorso per Cassazione. E fino a quando non c'è la pronuncia della Cassazione, la sentenza di primo grado non può essere posta in esecuzione. In altre parole, per aver ragione con un'azione ex articolo 2932, Tizio potrebbe essere costretto ad aspettare 12-13 anni, perché i tempi della giustizia italiana sono lunghi, 3 gradi di giudizio, tanto ci vuole. È evidente allora che Tizio potrebbe anche volermi dire: ok, non chiedo l'esatto adempimento del contratto inadempiuto, perché il 2932 è una sorta di azione per l'esatto adempimento. Qual è l'alternativa quando si parla di preliminare, se la dimenticano tutti? È l'alternativa classica che si ha sempre in caso di inadempimento contrattuale. Il contratto preliminare è un contratto. Risoluzione del contratto per inadempimento. Quindi Tizio ben potrebbe dire: tra me e te Caio, tra me Tizio e te Caio c'era un contratto, contratto preliminare di vendita, è un contratto a tutti gli effetti, ovviamente. Tu sei inadempiente, quindi io chiedo, il tuo inadempimento è sicuramente grave, perché l'unico obbligo che deriva dal preliminare è quello di prestare il consenso alla conclusione del definitivo. Chiedo la risoluzione del contratto per inadempimento e il contestuale risarcimento del danno, che è la soluzione che qualunque avvocato decente, neanche bravo, dovrebbe prospettare a un cliente che dice: no avvocato, io ho 15 anni di causa per questa cosa, come li voglio fare? Allora fai risoluzione risarcimento e ti prende il risarcimento del danno. Però Tizio non vuole fare neanche questo. Perché? Perché evidentemente ha interesse al bene immobile, vuole quella casa. Se io chiedo la risoluzione, evidentemente io presuppone che io il bene immobile te lo restituisco, mi prendo i soldi. Tizio vuole fare una cosa diversa, forse è beccato da un suo amico giurista che ha frequentato il corso con me, dice: no, io voglio acquistare, immaginate un cliente che viene e dice: no, io voglio acquistare questo immobile a titolo originario, diceva tu queste parole da dove le hai colte? Vuole acquistare l'immobile a titolo originario. Adesso la traccia non dice usucapione, però sostanzialmente ve l'ha detto, perché quali sono i metodi di... che vuol dire acquistare un immobile a titolo originario? Intanto la proprietà si può acquistare o a titolo originario o a titolo derivativo. La differenza qual è? Che se acquisto la proprietà a titolo derivativo, io sto acquistando la proprietà esattamente nella situazione in cui si trova. Quindi se su quel bene immobile grava una servitù, se su quel bene immobile c'è un pignoramento, se su quel bene immobile c'è un'ipoteca, io me lo prendo esattamente come sta. Quindi mi compro un bene con un pignoramento, con un'ipoteca, con una servitù, eccetera, eccetera. Se io invece acquisto un bene a titolo originario, lo sto acquistando puro, perché il mio acquisto e quindi il mio titolo di proprietà non ha nulla che derivi, ecco, derivativo dalla proprietà precedente. È come se io lo acquistassi da zero. E quindi non ci possono essere pegni, non ci possono essere servitù, non ci possono essere pignoramenti, non ci possono essere ipoteche. Infatti
il classico metodo di acquisto a titolo originario è quando io vicino alla spazzatura trovo una persona che si è disfatta della sua poltrona, molto civilmente, anziché chiamare l'agenzia dei rifiuti, lascia la sua poltrona là davanti, ma io magari sono un povero studente che condivide la casa con 5 altri studenti, una bella poltrona mi fa comodo, me la prendo e me la porto a casa. Quello è un classico metodo di acquisto a titolo originario, perché a me non me ne frega niente di com'era la proprietà del vecchio proprietario della poltrona, non c'ho nessun rapporto con lui. Adesso, tra i metodi di acquisto a titolo originario, oltre a ipotesi particolari, l'invenzione, la scoperta, l'accessione, eccetera, eccetera, quello mille volte più importante è l'usucapione. L'usucapione, che è quell'istituto che permette evidentemente a chi ha avuto il possesso di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo di farlo proprio, cioè di divenirne proprietario. Perché lui chiede l'usucapione? Uno, perché ovviamente l'accertamento sarebbe molto più rapido, la sentenza di usucapione peraltro è dichiarativa, quindi passa, non serve il passaggio in giudicato, è esecutiva da subito. Due, perché lui dice: io sto da una vita in questo immobile, sono sicuramente passati 20 anni, sono passati 26 anni nella traccia, quindi ho diritto ad usucapire il bene. Tutta questa maxi pappardella per dirvi cosa? Che la traccia mi chiede due cose molto semplici. Uno, tizio ha usucapito o no questo bene immobile? Due, se agisce per l'usucapione ha diritto anche a ottenere il risarcimento del danno o no? Queste le due questioni. Quindi dobbiamo capire se il tizio ha usucapito il bene o no. Quali sono i requisiti per l'usucapione? Articolo 1158. Il possesso del bene per un certo periodo di tempo prolungato e continuativo determina l'usucapione dello stesso. Cioè, se io possiedo, poi vedremo che vuol dire possesso, un bene per un determinato arco temporale, acquisto il diritto ad usucapirlo, cioè a divenirne proprietario. E come deve essere questo possesso? I latini la chiamavano la possessio, non confondete ovviamente possesso e proprietà, è un errore da penna blu. Questo possesso, quindi questo mio rapporto di fatto con la cosa, questo mio avere la cosa, avere il godimento della cosa, e a comportarmi rispetto a quella cosa come se io ne fossi proprietario, deve essere pacifico, deve essere pubblico, evidente a tutti, e deve durare per un certo arco temporale, che va dai 10 ai 20 anni, a seconda delle ipotesi. Qualcuno di voi ricorderà, sono 10 anni, se c'è buona fede, titolo astrattamente valido, sono 20 se tutto ciò non c'è. Questa traccia mi facilita le cose, perché qui sono 26 anni, quindi il termine più lungo per usucapire è di 20 anni, quindi il passaggio del termine sicuramente si è verificato. Quindi il rapporto di fatto che in questi 26 anni si è instaurato tra tizio e il bene immobile è sicuramente un rapporto di fatto pacifico, perché Caio
e l'ha concesso in virtù di un contratto, è sicuramente pubblico, non è un segreto che Tizio viva in quella casa. Ha una durata idonea all'usucapione, sono 26 anni, peraltro continuativi. Cos'è che non sappiamo ad oggi? Non sappiamo se il suo rapporto di fatto con la cosa costituisca un possesso o no. Perché solo il possesso è una situazione di fatto idonea all'usucapione. Lo dice il 1158. Se il rapporto di fatto che si è instaurato tra Tizio e la cosa non fosse un possesso, Tizio poteva starci anche da 50 anni continuativamente in quell'immobile, non l'avrebbe comunque mai usucapito. Perché l'usucapione può consumarsi solo all'esito di un possesso. E mai, ad esempio, all'esito di una detenzione. Faccio un esempio prima ancora di spiegare la parte teorica. Se io sono inquilino, si dice in gergo, se io sono locatario, se io sono conduttore di un bene immobile, va bene? E sono conduttore da 30 anni di questo bene immobile, e ogni mese, a fine mese, regolarmente, vado dal proprietario e gli pago i soldi. Mica dopo 20 anni posso dire, caro mio, l'ho usucapito, ci sto da 20 anni. Dice, ma che usucapito, usucapito? Tu ogni 28 del mese mi porti il pesone, come si dice a Napoli, il canone di locazione a casa. Quindi non basta una durata nel tempo, serve un rapporto di fatto con la cosa, individuabile come possesso e non come mera detenzione. E tra un attimo capiremo la differenza tra possesso e detenzione. Dobbiamo capire cosa è accaduto però, e Imma, col suo commento che ha fatto qualche minuto fa, ci dà una mano. C'è un contratto preliminare, è chiaro, ma di base il preliminare è solo un contratto col quale ci stringiamo la mano e diciamo, bene, ci vediamo entro un anno dal notaio e concludiamo il contratto di vendita. Arrivederci e grazie. E siamo entrambi obbligati a farlo. Quindi chi non lo fa, permette all'altro di agire in giudizio o ex articolo 2932, più danni, o risoluzione per inadempimento, più danni. Qui si è verificata una cosa diversa, peraltro molto comune nella prassi commerciale. Il promissario acquirente ha pagato una parte del prezzo, peraltro molto elevata, ha pagato la metà, e in cambio di questa super caparra, direi, si è fatto concedere dal proprietario il diritto ad immettersi, cioè ad entrare, quindi a godere dell'immobile. Attenzione ragazzi, non fate questo errore che è madornale. Non è diventato assolutamente proprietario Tizio. Del resto, se no, perché ci viene a chiedere nella traccia fammi diventare proprietario? Non è assolutamente proprietario, è solo un promissario acquirente, ma non ancora acquistato. Però si è fatto concedere dal venditore, in cambio di soldi evidentemente, il diritto a godere di questo immobile, quindi la disponibilità materiale dell'immobile, prima ancora di diventarne proprietario. Quindi lui lo occupa, ne gode, ne ha la disponibilità, senza esserne proprietario in questo momento. Si è verificato uno schema che non è espressamente previsto dal codice civile, ma che è diffusissimo nella prassi commerciale. L'ha individuato molto bene Imma, assolutamente sì, quello che hai detto adesso è corretto, cioè l'effetto traslativo si verifica solo al momento del definitivo, che qua non c'è stato. L'ha individuato bene Imma, è un contratto preliminare ad effetti anticipati.
Cioè, che vuol dire? Che le parti hanno anticipato gli effetti che deriveranno dal contratto di vendita, ma non l'effetto traslativo. La proprietà non è mai arrivata a Tizio, ci mancherebbe altro. Il proprietario è sempre Caio, però Caio già si è preso una parte di soldi e Tizio già si è preso il godimento dell'immobile. Quindi con questo preliminare ad effetti anticipati, Tizio è stato immesso nell'immobile. La parte economica, il pagamento ci interessa poco, ma non interessa evidentemente tutelare Tizio. La domanda che vi dovete porre è: benissimo, Tizio quindi ha acquisito il diritto a godere di questo immobile già ormai da 26 anni e lo esercita da 26 anni. Quindi, se questo suo diritto, o meglio, se la situazione di fatto che si è creata nei confronti dell'immobile equivale ad una possessio, cioè quella che in italiano chiamiamo un possesso, allora Tizio ha capito e quindi vinciamo la causa. Se non è un possesso, noi la causa non la vinciamo. La situazione di fatto non è cambiata dal 95 a oggi. Quindi noi ci dobbiamo chiedere quando nel 95 Tizio ha stipulato un porto di mare, quando nel 95 Tizio ha stipulato un contratto preliminare, quando nel 95 Tizio ha stipulato il contratto preliminare, ha pagato una parte del prezzo ed è stato immesso nel godimento di quel bene, Tizio quale ruolo ha acquisito? È possessore o non è possessore? Perché se era possessore nel 95 ho capito, se non era possessore non ho capito. Per rispondere a questa domanda dobbiamo capire che cos'è il possesso. Perché? Perché del possesso vi è un elemento che tutti, anche il quisque de populo, anche il barista conosce, ve n'è uno che invece, insomma, va studiato. Il possesso si compone di due elementi, il corpus e l'animus. Che cos'è il corpus? Il corpus vuol dire avere la materiale disponibilità del bene. Quindi perché si possa dire che tu sei nel possesso di un bene, che tu sei possessore di un bene, devi averne la materiale disponibilità, devi averlo e devi goderne. Ovviamente io posso avere il possesso di una casa di vacanze anche se non ci sto ogni mese, ma ci vado solo d'estate. Posso avere il possesso di una macchina anche solo avendo le chiavi, non è che devo dormire in macchina per avere il possesso della macchina. Ma serve il corpus, quindi serve la materiale disponibilità. Tizio il corpus ce l'ha, ma perché Tizio possa essere considerato possessore non basta il corpus, serve anche l'animus. Il possesso è quella situazione di fatto tutelata dall'ordinamento, ne cives ad arma veniant, come diceva il vostro amico Ulpiano, affinché i cittadini non vengano alle armi, che si compone di due elementi, il corpus e l'animus. Il corpus, l'abbiamo detto, è la disponibilità materiale del bene e Tizio ce l'ha. L'animus, e cioè l'animus rensibia vendi, vuol dire quell'atteggiamento psicologico che si concreta nell'atteggiarsi a proprietario del bene. Atteggiarsi non vuol dire fare il fighetto, il ciulo, come dicono gli spagnoli. Atteggiarsi vuol dire comportarsi come se. Cioè il possessore di un bene si comporta, è colui che si comporta come se ne fosse proprietario. Quindi ne dispone con la pienezza di un proprietario e tratta quel bene come suo. Facciamo un esempio molto fesso. Se un amico dimentica un ombrello a casa mia, io gli telefono, dico: caro Mario,
hai dimenticato l'ombrello a casa mia, quando vuoi sta qua, te lo tengo nello sgabuzzino. In quel momento io non sto possedendo l'ombrello e quindi non potrò mai usucapire l'ombrello. Perché? Perché ho il corpus, ho la disponibilità materiale dell'ombrello, ma non lo sto trattando come se fosse mio, non mi sto atteggiando a proprietario di quell'ombrello. Lo tengo là e ho detto: Mario, quando vuoi te lo vieni a prendere, sta qua. Se invece un amico dimentica un ombrello a casa mia e io dal giorno dopo, se piove, inizio a usarlo, non ci penso proprio al fatto che l'ombrello appartenga a un'altra persona. E anzi, se qualcuno ha bisogno di un ombrello, io glielo presto, io lo regalo. In quel caso, io mi sto atteggiando al proprietario di quell'ombrello. Cioè, mi sto comportando esattamente come se fossi proprietario. Attenzione, ciò non vuol dire che io ho dimenticato che quell'ombrello sia di Mario. Me ne sto fregando. Una volta dimenticai la felpa a casa di un ragazzo, anni e anni fa, e questo iniziò a utilizzare la felpa come fosse sua. Alla fine poi me ne fregai. Però voglio dire, in quel caso, non è che questo mio amico, questo conoscente, non sapeva che la felpa era mia. Se ne era fregato, l'aveva indossata. In quel momento lui la stava possedendo. Perché? Perché non soltanto aveva la materiale disponibilità della mia felpa, che l'avrebbe avuta anche se la teneva nel cassetto, ma pur sapendo che era mia in questo caso, ma poteva anche essere in buona fede, poteva anche pensare che era una felpa sua, non cambia niente questo aspetto, se non il numero di anni che servono per capire. Ciò che conta è che lui si comportava come se fosse sua. Magari l'avrà regalata a un amico. Chiaro? Questo è ciò che differenzia il possesso dalla detenzione. Io detengo l'ombrello del mio amico. Se lo chiamo e dico: il tuo ombrello sta qua, quando vuoi vienilo a prendere. Attenzione, posso anche prenderlo una mattina se piove e mi serve un ombrello e scendo. Non è quello che fa la differenza. Conta la predisposizione psicologica che ho verso quell'ombrello. E voi capirete, un ombrello chi se ne frega, un immobile. Inizia a diventare un po' diversa la questione. Quel ragazzo invece possedeva la mia felpa. E oggi devo dire che l'ho usucapita, sicuramente. Ok? La domanda che ci dobbiamo fare allora: il nostro amico Tizio come si è atteggiato rispetto a questo immobile? Ne ha sempre avuto il corpus, questo non c'è dubbio. Dobbiamo chiederci se rispetto a questo immobile si è comportato con l'animus possidendi, con l'animus rensibiabendi, cioè si è comportato, si è atteggiato da proprietario di questo bene immobile o meno. Partiamo dal 95, lui è entrato in questo immobile. E che ha fatto? Come prima cosa, entro quell'anno, ha mandato una serie di lettere raccomandate a Caio, dicendogli cosa? Caio, presentati dal notaio che dobbiamo concludere il contratto di vendita. Nel momento in cui io ho scritto, gli ho detto: dobbiamo vederci per concludere il contratto di vendita, che cosa gli ho detto? Che lui è proprietario. Dobbiamo concludere il contratto di vendita, vuol dire mi devi trasferire questo benedetto bene. Quindi, come entra Tizio in questo bene? Entra con un contratto preliminare. Che c'è scritto in un contratto preliminare? Che ovviamente io non sono proprietario, è evidente, se no non facevamo un preliminare, facevamo un definitivo. Se facciamo un contratto preliminare, io promissario acquirente, che cosa sto riconoscendo in quel momento nel 95? Sto riconoscendo che io non sono proprietario di quel bene e che quindi mi stai immettendo nel godimento di quel bene, ma perché tu proprietario mi stai immettendo. Quindi nel 95, quando lui entra, sicuramente non è proprietario, ma è detentore. Quindi nel 95 Tizio è entrato come detentore. Domanda: ma un detentore non si può trasformare in possessore? Quindi non è possibile che tipo dal 95 al 2000 lui è stato detentore,
dal 2000 in poi possessore, anche il 2001 andrebbe bene, no? 20 anni, tu capisci. Esiste un istituto previsto dal codice civile che permette di tramutare la detenzione in possesso. Ovviamente è un istituto di fatto. Perché? Perché sia la detenzione che il possesso sono situazioni di fatto, quindi non può essere un contratto che muta una situazione di fatto. È l'istituto della interversio possessionis, cioè la interversione del possesso, articolo 1164 del codice civile, che sia quando colui che si è sempre comportato come detentore rispetto a un bene muta il suo atteggiamento psicologico rispetto allo stesso e inizia a partire da un certo momento di tempo a comportarsi da possessore. Nel nostro esempio dell'ombrello, bravissima Sabrina che ha indovinato, brava anche io, ma non indovinato, ho indovinato il modo di dire che l'avete colto. Ovviamente nel nostro esempio, quello dell'ombrello, prima ho chiamato il mio amico e gli ho detto: caro Mario, tuo ombrello sta qua, quando vuoi te lo vieni a prendere. A un certo punto, dopo qualche settimana, mi chiama Mario: posso passare a prendere l'ombrello? Quale ombrello? Come quale ombrello? Il mio ombrello. Ma quando mai? Quello è mio. No, non ci pensare proprio, ormai è mio. Questa è interversione del possesso. Perché in quel momento il corpus sta là. C'era con la detenzione, c'era col possesso. Ma in quel momento io ho manifestato a lui la mia predisposizione d'animo di comportarmi da proprietà. Lo ripeto, anche se io so che l'ombrello è suo, non è che serve un'amnesia retrograda. È un problema di atteggiamento, non di titolo di proprietà. Nel caso dell'immobile, l'esempio che vi ho fatto prima, da 30 anni sono locatario, conduttore, inquilino, a seconda del registro linguistico che volete utilizzare, di un immobile e ogni fine mese pago il canone di locazione, va bene? Un bel giorno non pago più. Attenzione, non basta non pagare più, perché se non paghi più sei soltanto un inquilino moroso. Non pago più e quando il proprietario di casa mi scrive un messaggio, una mail o mi fa scrivere una lettera raccomandata da un avvocato, io rispondo: il canone di locazione. Quale canone? Questa è casa mia. Questa ormai è casa mia. In quel momento c'è l'interversione del possesso. Da quell'istante in poi, e solo da quell'istante, sei possessore. Quindi è da quell'istante che devono maturare 20 anni per usucapire. Tutto il periodo precedente, che è il periodo di detenzione, non conta niente. Inutile dire che l'interversione del possesso deve essere pubblica, deve essere manifesta. Se io semplicemente smetto di pagarti il canone di locazione, va bene? E non ti comunico che non ti sto pagando più perché io sono il proprietario di quel bene, quindi solo nella mia testa ciò si è verificato, chiaramente ciò che è nella tua testa, ciò che è nel foro interno di una persona non ha alcun valore giuridico, ma dal momento della manifestazione dell'interversione si matura il termine per l'usucapione. Domanda: posto che nel 95 il nostro amico Tizio entra come detentore dell'immobile, sul punto non c'è alcun dubbio, nel corso di questi 26 anni, e soprattutto poi nel nostro caso ci interesserebbe quello che è successo fino al 2001 per la verità, si è verificata un'interversione del possesso. Che cosa ha fatto Tizio in questi 26 anni? L'unica cosa che ha fatto: ha scritto delle raccomandate AR, quindi con ricevuta di ritorno, dicendo: Caio, vogliamo andare dal notaio a concludere questo contratto? Vogliamo andare a concludere il contratto di vendita? Vogliamo andare a concludere il contratto di vendita? Quindi che cosa ha fatto? Ha ribadito continuamente che il proprietario dell'immobile era Caio. Perché se io assumo di essere proprietario, ma che cavolo ti dico di andare a concludere il contratto definitivo?
allo stesso modo io che pago ogni mese il canone, ogni qualvolta vado a fare un pagamento, implicitamente sto riconoscendo tu sei il proprietario e io ti pago il canone per stare qua dentro. Allo stesso modo, in ogni istante in cui ha scritto una lettera raccomandata, lui ha riconosciuto la proprietà aliena di quel bene. Ragazzi, inutile dire che se anche la traccia non vi avesse detto nulla su queste raccomandate, voi non potevate immaginare un'interversione del possesso, perché nel silenzio non c'è interversione, l'interversione deve essere pubblica. Quindi a un certo punto Tizio avrebbe dovuto scrivere una raccomandata a Caio dicendo: caro Caio, sai che c'è di nuovo? Io sono proprietario di questo bene, arrivederci e grazie. Se questa cosa fosse successa prima del 2001, o al massimo nel 2001, se era il 2001 vi avrei dovuto mettere mesi per non farvi confondere, in questo caso ci sarebbe stato interversione del possesso, interversio possessionis, e quindi Tizio avrebbe maturato il termine per il suo papino. Invece tutto ciò non si è verificato. Il nostro amato Tizio sta da 26 anni in questo bene immobile, ma è detentore da 26 anni ed è ancora detentore quando è venuto a parlare con noi. Un detentore non può mai e poi mai usucapire un bene. Altrimenti io che loco un bene immobile ne diventerei proprietario dopo 20 anni. Quindi alla prima domanda di Tizio dovremo rispondere sicuramente di no. Non ha alcun diritto ad usucapire il bene. Seconda domanda, può chiedere il risarcimento del danno? Dubbio. Perché vedete, se Tizio avesse agito o ex articolo 2932 o ex articolo 1453, quindi o chiedendo l'esecuzione in forma specifica del contratto con sentenza del giudice o chiedendo risoluzione del contratto, in entrambi i casi lui avrebbe potuto chiedere il risarcimento dei danni, del danno, e in entrambi i casi quell'azione risarcitoria sarebbe stata fondata. Perché ragazzi, se c'è una cosa di cui nessuno dubita è che Caio è stato inadempiente. Ha scritto 40 raccomandate a R. Andiamo a concludere, quello non risponde. Quindi sicuramente Caio è inadempiente rispetto al contratto preliminare di vendita. Il problema qua però è: posso far valere questo inadempimento da un punto di vista risarcitorio se ho agito per il usucapione? Se io faccio un'azione unica, usucapione e risarcimento del danno, sicuramente no. Perché? Però attenzione, bisogna essere tecnici nel ragionamento giuridico. Perché io per chiedere dei danni non devo soltanto il risarcimento dei danni, non soltanto devo dimostrare di aver avuto un danno, ma devo evidentemente dimostrare la causa di quel danno. La causa qual è? L'inadempimento contrattuale. Ma l'azione di usucapione non presuppone il tuo inadempimento contrattuale, non c'entra niente. Quindi è chiaro che se io faccio un'unica azione dove chiedo accertarsi l'usucapione e il risarcimento del danno, mi viene rigettato entrambi. Se io invece in quell'azione potrei fare anche un'unica azione, sicuramente io ne farei due, onestamente, per proprio una questione di logica giuridica, potrei farne anche una dove dico: da un lato chiedo di usucapire, e se uno chiede l'usucapione non può chiedere i danni rispetto all'usucapione perché non c'è nessun danno, hai maturato il tuo diritto, lo consegui, spese legali a carico della parte che resiste, ma è una cosa diversa, non risarcimento del danno, perché non hai tenuto nessuna condotta illecita tu mentre io usucapivo il bene. Se invece nella stessa azione mi fai valere il tuo diritto ad aver usucapito il bene, in più mi dici che l'altra parte è stata inadempiente e quell'inadempimento mi ha causato un danno, allora probabilmente puoi chiedermi anche i danni. Perché dico probabilmente? Perché quello che vi sto dicendo adesso non è che fosse fondamentale per superare l'esame, perché andiamo veramente molto molto nel dettaglio. Esiste, e non era questo l'obiettivo della traccia che hanno assegnato.
quello che ho detto finora era la traccia. Però, a voler essere tecnici, c'è una querela giurisprudenziale. Ci si chiede, nelle ipotesi di inadempimento, quando l'inadempimento ha causato un danno all'altra parte, danno contrattuale evidentemente, l'altra parte per ottenere il risarcimento deve contestualmente aver agito per l'esatto adempimento o la risoluzione? Oppure io ti posso chiedere solo i danni senza chiedere l'esatto adempimento e la risoluzione? Ci sta un po' di tutto sull'argomento. C'è molta dottrina e poca giurisprudenza, poche sentenze, perché è raro che si verifichino tali ipotesi, ma è accaduto. Però questo è veramente entrare nell'iperdettaglio. Ovviamente quali danni? Se anche posso chiedere il risarcimento del danno, che danni posso chiedere? È responsabilità precontrattuale o è contrattuale o extracontrattuale? Il contratto preliminare è sicuramente un contratto. Tu, promissario venditore, Caio, ti sei reso inadempiente rispetto a un contratto, quindi mi risarcirai il danno contrattuale, quello che viene definito l'interesse positivo, e cioè tutte quelle utilità che io non ho conseguito a causa del fatto che tu non sei addivenuto alla stipula del contratto. Probabilmente poche, soprattutto se sei in grado di usucapire. Se non sei in grado di usucapire, un po' di più. Allora, lo sviluppo di questa traccia è completo. Prima di darvi spazio per le domande, un chiarimento. Io ovviamente sono partito da una ricostruzione classica, perché bisognava specificare un attimo una serie di cose. Voi nell'esposizione orale più semplicemente potevate immediatamente spiegare che la traccia vi chiede di pronunciarvi sul se Tizio abbia diritto ad usucapire e a ottenere il risarcimento del danno, e spiegavate che per usucapire un soggetto deve aver posseduto un bene per 20 anni. E il possesso deve essere pacifico, pubblico, continuato, indisturbato, non frutto di tolleranza, eccetera, eccetera. Spiegavate che tutte le circostanze in questione c'erano, ma il problema era capire se la situazione di fatto che si era instaurata tra Tizio e il bene fosse un possesso o no, e in particolare se fosse un possesso o una detenzione. Identificavate il contratto concluso nel 95 come un preliminare ad effetti anticipati. Spiegavate che da quel contratto deriva, come da tutti i contratti preliminari, mai un possesso ma sempre una detenzione, perché il promissario acquirente, quando conclude un contratto preliminare, sta riconoscendo che il proprietario è l'altro, come chi conclude un contratto di locazione riconosce che il proprietario è il locatore, e che quindi evidentemente nel 95 lui entra come detentore. E per verificare se si è verificato un interverso o possessione, si potrebbe dire che oltre al fatto che la traccia non viene da atto, ogni qualvolta Tizio ha scritto una raccomandata R, riconosciuto implicitamente la titolarità, la proprietà di Caio. E poi dicevate queste ultime cose che ho detto sul risarcimento del danno, anche senza andare così nel dettaglio sull'ultima parte. Tutto ciò detto, ovviamente io vi lascio un po' di spazio per le domande. Quindi vi lascio qualche minuto per la formulazione. Grazie. Intanto vediamo se mentre parlavo è arrivato qualcosa. Ok. Ho risposto alle domande che mi sono arrivate. Prego. Mi si chiede se Tizio può chiedere la restituzione del doppio della caparra. Voi sapete che, anche se la traccia non lo dice con chiarezza, e non lo dice per chiarezza per un motivo, quando in sede di contratto preliminare il promissario acquirente versa, chiaramente voi siete liberi di fare altre domande nel frattempo,
versa una somma al promittente venditore, quella somma, salvo che le parti non prevedano espressamente qualcosa di diverso, viene versata a titolo di caparra confirmatoria. Che vuol dire? La caparra confirmatoria è una cifra, una somma di denaro che viene versata dal promissario acquirente al promittente venditore, che ha lo scopo di rafforzare sostanzialmente la serietà dell'impegno del promissario acquirente. Perché? Perché quella somma viene prestata al promittente venditore. Adesso, se tutto va bene, cioè se effettivamente sia il promissario acquirente sia il promittente venditore si trovano davanti al notaio e concludono il contratto, quella somma che io ti ho anticipato vale appunto come anticipo sul saldo finale. Quindi se il bene costa 200.000 e io ti ho dato 30.000 euro di caparra confirmatoria, quando andiamo a concludere il contratto ti do solo 170.000. In caso invece di inadempimento, la caparra confirmatoria si comporta in questo modo. Se ad essere inadempiente è colui che ha prestato la caparra, cioè il solvens, colui che ha pagato, il promittente venditore ha diritto a trattenere e incamerare, diventando proprietario della somma. Quindi se il tizio ha versato questa caparra confirmatoria di 30.000 euro o di 100.000 euro, quant'è? E poi è egli stesso che ha rifiutato di concludere il contratto, Caio ha diritto a prendere questi soldi e incamerarli, ne diventa proprietario. Se invece ad essere inadempiente è colui che ha ricevuto la caparra, il tradens, colui che ha preso, allora in questo caso il solvens, colui che ha versato la somma, quindi tizio, ha diritto a pretendere il doppio della caparra. Quindi non solo ottiene la restituzione di quello che hai prestato, quindi stai 0-0, ma hai diritto a prenderti un'altra, una somma pari esattamente alla caparra. Quindi sostanzialmente la caparra confirmatoria è una somma che viene prestata e che ha lo scopo di saggiare e di provare, se vogliamo, la serietà non soltanto di colui che la versa, ma anche di chi la riceve. Quindi prima di incamerare una caparra, io devo sostanzialmente essere sicuro della serietà del mio intento, perché mi espongo a pagare il doppio o a perdere quei soldi e a lasciarli a qualcuno. Adesso mi si chiede se il tizio può chiedere la restituzione del doppio della caparra. Tendenzialmente sì, perché ad essere inadempiente è Caio. Però attenzione, chiedere il doppio della caparra presuppone un accertamento sull'inadempimento di Caio. Quindi io devo dimostrare che Caio è stato inadempiente. E se provo che il contratto definitivo non si è fatto perché Caio è inadempiente, ho diritto a pretendere il doppio della caparra. Ma evidentemente l'azione che Tizio vuole spiegare è un'azione completamente diversa, che non ha come presupposto l'inadempimento di Caio, ma ha come presupposto il suo sballato convincimento nel fatto di essere stato possessore del bene per 26 anni. Per questo non la può pretendere. Però di base potrebbe pretenderla se avesse l'intelligenza di agire per la risoluzione del contratto. Domande formulate: si potrebbe stipulare preliminari effetti reali per provocare interversione del possesso? Il codice commentato citava questa ipotesi. Preliminare effetti reali? No, perché il preliminare produce sempre solo effetti obbligatori. Cioè l'unico obbligo che deriva dal preliminare è quello di obbligare, ma l'unico obbligo che nasce dal contratto preliminare è quello di vincolare entrambe le parti e costringerle a prestare il proprio consenso per la conclusione del contratto definitivo. Quindi quando io firmo un contratto preliminare mi sono obbligato a fare una sola cosa: a sedermi un'altra volta al tavolino, eventualmente dinanzi a un notaio, con l'altra parte e concludere un contratto di vendita con esattamente le stesse caratteristiche e le stesse clausole del preliminare. Col preliminare quindi non può mai avere effetti reali, non può mai produrne.
L'interversione del possesso si verifica evidentemente quando chi si trova nel possesso di un bene mobile o immobile in qualità di detentore manifesti pubblicamente, e in particolare ovviamente a chi ne è proprietario, la sua volontà di avere quel corpus, quella materiale disponibilità, non più come mero detentore ma come possessore. Quindi mi atteggio, mi comporto come proprietario. E ragazzi, voi stessi l'avete fatto migliaia di volte nella vostra vita. Ovviamente siete persone per bene, quindi non l'avete fatto con beni di valore. Ma quante volte qualcuno ha lasciato una penna da voi e voi, pur sapendo che quella è la penna di Marco, l'avete trattata come penna vostra? Senza malizia, senza cattiveria, non è una Mont Blanc, una penna normale. Ve l'ha lasciata, l'avete trattata come vostra, una penna come tante. In quel caso voi, peraltro consapevoli dell'alienità del bene, avete avuto non la detenzione di quella pena, ma il possesso. Vi siete comportati della pena come fosse vostra. E se a qualcuno serve una penna, tieni, prendi questa penna, tienitela, è tua. Perché la trattate come se fosse vostra. Dal punto di vista processuale, cosa consiglieremmo di fare a Tizio? La strada in salita. Io risponderei a un commissario spiegando a Tizio che sicuramente non ha alcuna chance di ottenere il suo campione del bene. Avrebbe potenzialmente diritto a chiedere il risarcimento del danno, eventualmente gli consiglierei di abbinare l'istanza risarcitoria o ad un'azione di esatto adempimento ex articolo 2932, esecuzione in forma specifica. Però attenzione, chiarendo ai commissari che non è questo quello che lui vuole il suo capione, dobbiamo dirgli il suo capione, non la puoi fare. Oppure chiedendo, se non ha interesse all'immobile, ma sicuramente ce l'ha perché lo volevo su capire, risoluzione del contratto, più risarcimento del danno in entrambi i casi. Ovviamente nel caso della risoluzione chiedo direttamente la caparra, il doppio della caparra che ho già prestato. Lascio ancora qualche minuto per eventuali altre domande e poi passiamo al penale. Ancora un istante. Allora, se provi, Raffaele, se provi di aver subito un maggior danno, puoi ottenere anche un danno ulteriore, ma il doppio della caparra ti spetta sicuramente. Sul punto non c'è alcun dubbio. Bisogna verificare se hai diritto a qualcosa in più rispetto al doppio. Quello sì. Allora, passiamo alla traccia di penale. Adesso la faccio pubblicare sul sito.
Consiglio a tutti di seguire comunque, anche a chi porta civile, per un motivo molto semplice: le tecniche di risoluzione sono sempre uguali, non è che cambiano tra civile e penale. Non è che cambiano tra civile e penale, certo gli istituti sono diversi, permesso che vi servono per la seconda orale, ma sostanzialmente è la stessa identica cosa. Sì, sì, Raffaele, sì, servono, serve, servirebbe, anche se la dobbiamo sconsigliare la causa, ma servirebbe. Ora faccio pubblicare la traccia di penale e poi ve ne do lettura. Magari sì, grazie. Traccia di penale che anche verte su un reato molto al centro dell'attenzione mediatica ma anche giuridica. Basta dare un'occhiata a tutte le cassazioni che trovate in calcio a questa norma, rendete conto che solo tra il 2019 e il 2021 sono state non massimate del tutto, ma massimate e inserite nel codice almeno 5-6 cassazioni. Questo vi fa capire quanto questo istituto, quanto questo reato è oggi al centro del dibattito pubblico. E lo è anche per un motivo. Vedete, una volta il nostro legislatore era molto accorto, molto attento. Prima di scrivere una norma ci pensava 40 volte, prima di modificare il codice civile, il codice penale, ci pensava, analizzava, verificava come quella norma risuonava insieme alle altre. Perché vedete, è facile scrivere una norma giuridica che abbia senso. Il problema è considerarla in risonanza con l'intero sistema. Molto spesso vengono a crearsi, come in questo caso, situazioni di profonda distonia e in particolare di sovrapposizione, tali per cui da un sistema che era lineare e pulito, quindi ci permetteva sempre e comunque di individuare per una determinata fattispecie storica quale fosse il reato commesso, si sono invece generate una serie di situazioni diverse in cui non è più possibile comprendere se una norma, se una fattispecie storica rientri nel fuoco di una norma penale o di un'altra. Ovviamente mi sto riferendo, anzi non ve lo dico perché la traccia non ve lo dice proprio con chiarezza, lo vedremo insieme. La traccia è stata appena pubblicata come commento alla diretta, io ovviamente ne do lettura. Tizio convive e muore uxorio con Caia. La convivenza perdura da 10 anni ed è serena e felice, beati loro. Nell'ultimo mese, tuttavia, Tizio inizia a frequentare brutte compagnie, abusa di alcol e droga, lockdown, e sottopone Caia a violenze verbali di ogni specie, senza però mai usarle violenza fisica. Caia, stanca di queste vessazioni, decide di abbandonare la casa che condivideva con Tizio e minaccia di denunciarlo. Per tale ragione Tizio si reca dal suo legale di fiducia e gli racconta quanto accaduto. Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga un motivato parere indicando per quali reati Tizio potrebbe essere denunciato da Caia, suggerendo le iniziative che possono essere intraprese dal suo assistito. Traccia più breve che sembra semplice ma in realtà presenta molti elementi di difficoltà. Cerchiamo di capire cosa è accaduto. Tizio e Caia convivono da 10 anni. Convivenza amore uxorio non vuol dire altro che una ordinaria convivenza non registrata, due persone che convivono ma non sono sposate. Possono essere uomo e uomo e donna, eccetera. Sono 10 anni che vanno d'amore e d'accordo. A un certo punto però Tizio inizia a frequentare brutte compagnie, fa abuso di droga e di alcol, come tutti i tossici inizia a diventare violento,
non diventa violento fisicamente, la traccia è molto chiara nell'escludere qualunque forma di violenza fisica, e quindi fisica e sessuale evidentemente, a danni della sua compagna convivente Kaya, però le pratica qualunque tipo, vedete, violenze verbali di ogni specie, quindi sostanzialmente la insulta, possiamo dire, in ogni modo, ed è circa un mese che la sottopone a questo trattamento, quindi sono un mese di insulti continui, insulti che evidentemente sono così forti da spingere Kaya ad abbandonare la casa, quella che chiameremmo casa coniugale se fossero sposati, la casa familiare, la casa dove i due coabitavano, dove i due convivevano. Evidentemente cosa dobbiamo chiederci, su cosa dobbiamo interrogarci? Dobbiamo capire quale e se c'è un reato realizzato da Tizio nell'ambito di questo suo mese di vessazioni, ricordandoci che la violenza è esclusa, quindi una traccia che cerca di perimetrare bene il campo, il fuoco applicativo della fattispecie, quindi gli elementi su cui dobbiamo concentrarci. Dobbiamo chiederci se questi 10 anni di felicità possano rilevare ai fini della imputabilità di Tizio, e dobbiamo altresì chiederci se questo abuso di droga o di alcol possa in qualche modo incidere sulla sanzionabilità delle sue condotte. Come sempre in penale, ancora più che in civile, si parte proprio dalla fattispecie concreta. Qual è l'elemento concreto? Qual è la condotta realizzata da Tizio? Che cosa ha fatto? Niente violenze fisiche, tutte violenze verbali. Che sono le violenze verbali? Insulti continui. Sei questo, tu sei quest'altro, sei una quest'altro, ok? O anche semplicemente vai a quel paese, chiaramente in maniera più aspra di questa, ma insomma, continui insulti alla moglie, tanto che lei ha dovuto prendere e ha dovuto lasciare la casa perché non ne poteva più. Qual è il reato corrispondente? Se voi cercate insulto nell'indice del vostro codice non trovate niente, non esiste il reato di insulto. Esiste l'oltraggio, ma l'oltraggio è reato solo se rivolto verso un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. L'insulto, quando rivolto verso persona normale, si chiama ingiuria, punita dall'articolo 594 del codice penale. Che cosa recitava questo articolo? Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 516. Scusate, mi sono segnato una cosa che vi devo dire. Quindi l'ingiuria che cos'è? È quel reato che punisce con una pena piuttosto blanda chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente. Classico reato di evento. Chiunque offende l'onore o il decoro. Che significa? Che perché il reato di ingiuria si configuri, è necessario che quei tuoi improperi, quei tuoi insulti rivolti ad una persona presente abbiano offeso il suo onore o il suo decoro. Se c'è insulto ma non c'è offesa, non c'è ingiuria. Ragazzi, questo è il reato di evento. Questa è la distinzione tra reati di mera condotta e reati di evento. Nel reato di evento serve una conseguenza della tua condotta. L'ingiuria come reato non è l'insulto, perché io ti posso insultare
ma quel mio insulto potrebbe non ledere il tuo onore e il tuo decoro. Se ad esempio tu mi vieni a dare del ricchione, termine volutamente dispregiativo, come fa ogni tanto un ragazzo sulla pagina che ho fissato ricchioni, siete dei ricchioni, eccetera, vabbè, e io non trovo la parola ricchione offensivo, che considero molto più offensiva altre cose, quello è un insulto, ma non è un'ingiuria, non è reato. Perché? Perché l'ingiuria non è l'insulto. L'insulto è la condotta, è la condotta ingiuriante. Ma per aversi reato di ingiuria è necessario che alla condotta ingiuriosa segua l'evento offesa dell'onore e del decoro. Quindi se il tuo insulto non mi ha offeso, sei soltanto un cafone, ma non sei perseguibile. La tua condotta è penalmente non rilevante. Quindi classico reato di evento che si configura non soltanto quando c'è la condotta ingiuriante, ma anche quando c'è l'evento offesa o decoro della persona presente. Senza offesa all'onore o al decoro non c'è ingiuria, anche se colui che ingiuria voleva offendermi, perché uno che ti chiama ricchione in senso spregiativo vuole offenderti, ma se non ti offende, ahimè, non è ingiuria, non lo possiamo denunciare, mi dispiace, tra l'altro non è manco più reato. Ovviamente quando si studia l'ingiuria la si studia sempre insieme alla sua sorellina, cioè la diffamazione, che non a caso è punita dall'articolo posto topograficamente subito dopo il 595. Diffamazione: chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, quindi al di fuori delle ipotesi di ingiuria, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno. Sono norme molto simili, ma che presentano due piccole differenze. Chiunque, fuori dai casi dell'ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con. Sembrano norme gemelle, perché anche qua non basta la condotta diffamatoria, serve la diffamazione. Chiunque fuori nei casi indicati nell'articolo precedente offende l'altrui reputazione. Sì, qua non c'è la parola onore o decoro, c'è reputazione. Una piccola differenza che poi vedremo. Ma anche questo è un reato di evento, anche la diffamazione. Non basta il fatto che io ti voglia diffamare e ponga in essere una condotta diffamatoria. È necessario che tu abbia offeso la mia reputazione. Ci sono due piccole differenze però, che non sono tanto piccole. L'inciso comunicando con più persone, che fa tutta la differenza del mondo. Si ha ingiuria se tu mi offendi vis-à-vis, personalmente. In realtà persona presente la puoi offendere anche con un messaggio WhatsApp, non è che serve la presenza fisica. Ma non ci devono essere altre persone. Se tu dopo vieni da me e mi dici: Raffaele, sei un bip 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 e mi offendi, quella è un'ingiuria. Se invece vai al bar, dice: ma lo sapete che l'avvocato Raffaele Torrese è bip 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 e io mi offendo, quella è diffamazione, perché la tua condotta diffamatoria è stata posta in essere comunicando con più persone. Ovviamente il bar è un esempio. Va bene anche il tuo profilo Facebook, va bene anche la tua bacheca Facebook, va bene anche un gruppo WhatsApp con più persone, ma se lo mandi solo a me, quella è un'ingiuria. L'altra differenza è che nell'ingiuria è necessario che l'ingiuriato sia presente, ovviamente. È necessario che l'ingiuriato sia presente. Nella diffamazione può essere presente o no. Quindi se io vado a un bar
e trovo Raffaele Torresi che sta prendendo un caffè, dico: ma lo sapete che l'avvocato Raffaele Torresi è un pedofilo? Davanti a tutti quanti. Quella è diffamazione. Ma anche se tu vai al bar e non ci sta l'avvocato Raffaele Torresi e dici: lo sapete che l'avvocato Raffaele Torresi è un pedofilo, è diffamazione. Anzi, è anche più grave, perché io non posso neanche discolparmi. Quindi in quel caso diventa una diffamazione più grave. Se offendo sui social è diffamazione? Assolutamente sì, perché una bacheca Facebook è come se fosse anche la più sfigata delle persone, ha più amici su Facebook di quanti avventori ci sono in un bar allo stesso momento. Quindi sicuramente sì, è una diffamazione, peraltro aggravata. Non entro nel merito perché non è questo l'oggetto della traccia, divaghiamo troppo, ma è una diffamazione aggravata e là è stata anche oggetto di una traccia che ho segnato, non ricordo se al corso alla full immersion, si è discusso moltissimo alla Romana, si è diffuso moltissimo se fosse diffamazione aggravata da un mezzo idoneo a fare una pubblicità particolare oppure diffamazione aggravata a mezzo stampa. Oggi la giurisprudenza esclude la diffamazione a mezzo stampa, che comporta anche la pena carceraria, ma ha ritenuto invece opportuno che si trattasse di una diffamazione con altro mezzo di pubblicità, quelle previste espressamente dal 595, mi sembra, al comma terzo. Quindi abbiamo capito la differenza importante che c'è tra ingiuria e diffamazione. Entrambi sono reati di evento. Quindi anche se sto al bar a prendere un caffè e qualcuno viene e dice: lo sapete che l'avvocato Raffaele Torresi è ricchione? Io lo guardo e mi faccio una risata. Quella non è diffamazione. O anche, prego, figurati, anche se non ci sto e uno lo dice, io lo vengo a sapere e mi faccio una risata perché non me ne frega niente. Se uno ti viene a dire che sei un pedofilo, oppure se uno viene a dirmi che sono omosessuale e io, per ragioni culturali, perché l'offesa al decoro è soggettiva, ragazzi, vuol dire che dipende da quello che io considero come mio sistema di valori. Quindi la stessa parola può essere molto offensiva per qualcuno, per qualcun altro può essere di nessuna offensività, va bene? Dare a qualcuno del donnaiolo può essere un'offesa gravissima se è una persona sposata, seria, integerma. Se lo davate a mio nonno, vi suonava una bastonata in testa. Se lo dite a un mio coetaneo, magari se ne va. Chiaro il concetto, no? È tutto soggettivo. Tutto quello che ho detto finora, però, vi serve a capire che cosa? Che le condotte poste in essere da Tizio sono oggettivamente riconducibili nel reato di ingiuria. Perché? Diffamazione sicuramente non c'è, perché la traccia non vi dice che Tizio pubblicamente ha offeso Caio, ma l'ha fatto secondo quanto dice la traccia nelle mura domestiche, o comunque non avete elementi per desumere altrimenti. Quindi non c'è dubbio che tutti gli insulti, gli improperi rivolti da Tizio a Caia configurino delle ingiurie. Del resto, se lei è andata via di casa, è chiaro che c'è anche l'evento offesa. Il problema qual è? Che l'ingiuria dal 2016 è stata depenalizzata. L'ingiuria sì, la diffamazione no, perché la diffamazione è molto più grave. Perché se tu mi insulti privatamente, io mi posso anche offendere. Ti faccio causa e ti chiedo danni, attenzione. Ma se tu mi insulti pubblicamente, tu stai distruggendo la mia reputazione, quindi la fama che io ho nella mia comunità o addirittura sui giornali, mi stai distruggendo in tutta la nazione o nel mondo per qualcuno. Se tu in privato mi offendi, evidentemente mi hai fatto del male, ma hai fatto del male e l'hai detto solo a me, quindi mi hai fatto un danno molto minore. Quindi l'ingiuria è depenalizzata. Se il parere è di penale, chiaro che la soluzione non può essere ingiuria, o meglio, se la soluzione è ingiuria vuol dire che Tizio va esente da pena. Ma al mondo non esiste solo l'ingiuria e non esiste solo la diffamazione, che qua non c'è. Possono venire in gioco altri reati. Perché? Perché la traccia non vi dice che Tizio una sera si è ubriacato o si è drogato, è tornato a casa e ha detto alla moglie: tu sei una bip, ma vi dice che è un mese che questo animale si droga, si ubriaca, torna a casa e insulta, non la moglie, la convivente, poi vedremo, è la stessa cosa. Quindi sono condotte reiterate, ripetute nel tempo.
quando vi trovate dinanzi a uno schema di condotte che si ripete nel tempo sempre uguale, dovete immaginare che molto probabilmente vi trovate dinanzi a uno dei cosiddetti reati abituali. E questa cosa vi serve perché i reati abituali non sono tanti. Sono delle particolari tipologie di reato che si caratterizzano per il fatto che colui che li pone in essere, che lo pone in essere, tende a reiterare quelle condotte, creando un vero e proprio sistema di condotte offensive. Pensiamo a qualche reato abituale classico, l'incesto. L'incesto che cos'è? Fare sesso con un consanguineo, non ricordo esattamente il grado di parentela, ma deve essere molto stretto, tale da aver causato un pubblico scandalo, quindi si deve venire a sapere, sostanzialmente. Perché l'incesto è un classico reato abituale? E qui mi tornano in mente le parole di Laura, che è venuta prima, ha detto che faccio esempi che si ricordano. Perché l'esempio sullo stalking forse non si ricorda, quello sull'incesto resta impresso. Perché chi supera un tabù così ancestrale, ho letto un libro bellissimo sul punto, poi vi dico come si chiama, chi supera un tabù così ancestrale come l'incesto, da fare sesso con sua sorella, beh, una volta che l'ha fatto, non è che si ferma, non è che l'ha fatto una volta e basta. Superato il tabù, si va a ruota libera. Sfruttamento della prostituzione. Io di certo che sono un avvocato, una persona per bene, non è che mi metto una volta, una tantum, a sfruttare il lavoro di una prostituta e a fare il pappone. Chi lo fa, chi fa il pappone o il lenone, volendo parlare in termini corretti, lo fa di professione. E quindi chi sfrutta la prostituzione non è che la sfrutta solo oggi 22 luglio, che fa prostituire una ragazza e si prende i soldi, ma lo fa il 23, il 24, il 25, l'ha fatto il 21, l'ha fatto il 20, lo fa per vivere. Qual è il senso allora dei reati abituali? Che vanno a configurare una ripetizione di condotte lesive nel tempo che danno atto di un modo di essere dell'autore del reato, di un'attitudine, se non addirittura di una professionalità criminosa dello stesso. A che serve il reato abituale? È presto detto, se io dovessi punire con la pena prevista per lo sfruttamento della prostituzione il lenone ogni qualvolta va a prostituire una donna, io basta che lo becco un mese a far prostituire una donna e gli devo dare l'ergastolo. Oppure se becco due che fanno atti di incesto, un fratello e una sorella, se io scopro che sono 2 anni che fanno sesso tra di loro, io dovrei dare l'ergastolo a un fratello e una sorella che peraltro in modo consenziente fanno sesso. Tutto ciò non è possibile. Allora l'ordinamento dice ogni qualvolta si crea un sistema di condotte unitario reiterato nel tempo, siamo dinanzi ad un reato abituale e quindi io ti punisco una sola volta. Quindi becco il lenone, qual è la pena per lo sfruttamento della prostituzione? Non lo ricordo ragazzi, dico a caso, fino a 10 anni, gli posso dare fino a 10 anni. Poi lui si fa gli anni di carcere, esce, se lo rifà lo riarresto e lo ripunisco, ma non è che vado a sommare tutte le volte in cui ha sfruttato la prostituta e gli do l'ergastolo. L'ergastolo lo diamo ai mafiosi in Italia e forse a qualche pluriomicida. Stessa cosa all'incesto. Ti becco una volta a fare incesto, la pena peraltro è bassa. Ti mando in carcere se vai in carcere. Poi quando riesci o quando finisci, se lo rifai, per carità, ti ripunisco. Ma non è che vado a contare tutte le volte che hai fatto sesso con tua sorella. Sono i reati abituali. Ovviamente ci sono... Non sono questi reati abituali che avvengono in gioco nel nostro caso. Poi abbiamo una donna che per fortuna non viene toccata fisicamente, ma viene vessata psicologicamente nell'ambito della vita familiare. Già per assonanza vi dovrebbe venire in mente il reato di maltrattamenti in famiglia. Articolo 572 del Codice Penale. Allo stesso tempo però, se parliamo di reati abituali, oltre al reato di maltrattamento in famiglia c'è un altro reato abituale
di cui si parla un giorno sì e l'altro pure, e sono sicuramente i due reati abituali più interessanti, più importanti al giorno d'oggi, che è il reato di atti persecutori, quello che volgarmente viene definito stalking, così come lo chiamiamo la legittima difesa, quella che in realtà si chiama la difesa legittima, articolo 612 bis del codice penale. Quindi è chiaro che la traccia odierna balla tra questi due reati, perché, lo ripeto, Tizio non ha ingiuriato una volta Caia, ha creato un sistema di comportamenti ingiuriosi a suo danno. È un mese che la sta insultando, è un mese che la sta ingiuriando, e allora evidentemente si è creato un sistema continuativo di ingiurie, si è creato un meccanismo per cui questa bestia torna a casa, che fa? Prende e insulta la moglie. Non è detto che lo deve fare ogni giorno, perché se pure una sera torna a casa così ubriaco e sbatte sul divano, ma lei è anche contenta, dice pure una sera me la sono scampata. Non è che deve esserci una abitudine, che ogni sera alle 8 torna a casa e ti deve insultare, però se lo fa, lo rifà, se diventa un comportamento abituale, questa condotta può integrare il reato di maltrattamento in famiglia o quello di atti persecutori. C'è lo zucchero? Sì, c'è. Ok. Vediamo di che cosa si tratta, perché poi fino a quando si parla in termini generici, no, non si coglie la profondità degli istituti. Articolo 572 del codice penale. Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, che è il reato di abusi di mezzi di correzione, quello di cui rispondono noi i famosi professori che fanno scrivere per mille volte alla lavagna sono un asino, sono scemo. Maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione. Ecco, se vi maltratto, ragazzi, è maltrattamento in famiglia, anche se non viviamo assieme. Quindi, se vi sto maltrattando, ditemelo, io evito di reiterare. Cura, vigilanza o custodia è punito con la reclusione da. Quindi, chiunque, fuori dall'ipotesi abusi e correzione, chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, è punito con. Il reato si apre, l'abbiamo detto, con questa clausola di sussidiarietà, fuori dai casi dell'abuso dei mezzi di correzione, che sono due reati diversi. Allora, come sempre io amo fare, e come ritengo fondamentale che i miei studenti imparino a fare, dobbiamo leggere il reato e imparare ad analizzarlo. Perché se sappiamo fare questo, qualunque sia il reato che ci viene sottoposto, qualunque sia la traccia che ci viene sottoposta, noi una pagina e mezzo di quaderno già la possiamo scrivere, oppure un primo quarto d'ora di esposizione orale già la possiamo fare, che è un bel passo in avanti. Intanto, primo elemento fondamentale, è un reato comune o un reato proprio? Qual è la differenza? Il reato comune è quel reato che può essere posto in essere da qualunque soggetto, ad esempio il furto, chiunque può rubare, anche il Presidente della Repubblica, se viene sorpreso a rubare, è un ladro. Chiunque può uccidere, chiunque può fare violenza sessuale, chiunque può provocare delle lesioni ad un'altra persona. Mentre ci sono reati che possono essere realizzati solo da persone che hanno una determinata qualifica. Il peculato, l'abuso d'ufficio, la concussione sono reati che ad esempio possono essere compiuti solo da chi è pubblico ufficiale. Io che sono un avvocato, non sono un pubblico ufficiale, per esempio non potrò mai essere chiamato, se non in concorso, ex articolo 116, a rispondere di peculato, di abuso d'ufficio o di concussione. Normalmente si dice che quando la norma penale, e in particolare il precetto, perché la norma penale si compone di precetto e sanzione, la sanzione è la pena, il precetto è la descrizione del comportamento vietato o imposto, se è reato omissivo,
Normalmente quando la norma penale, quando il precetto penale si apre con chiunque, dovremmo essere dinanzi a reati comuni che possono essere compiuti da tutti. In realtà non dovete fare troppo affidamento su questi elementi del codice penale, perché a volte il codice penale apre la norma con chiunque, ma introduce comunque un reato proprio. Per esempio, chiunque maltratta una persona della famiglia, che vuol dire che tu puoi rispondere di maltrattamenti solo se fai parte di quella famiglia e che se convivi con quella persona. Oppure, reato di frode in commercio, chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, quindi che vuol dire chiunque, no, chiunque c'ha un negozio. Quindi attenzione al chiunque, questo è un classico caso di reato proprio che viene introdotto da chiunque. Perché? Perché i maltrattamenti in famiglia può farli solo chi vive in famiglia. Io che vivo da solo non posso commettere reati di maltrattamento. Chi maltratto? Me stesso, il gatto. Ma non è maltrattamento in famiglia, è reato contro gli animali, eventualmente. Quindi questo è un reato proprio, benché sia introdotto dal chiunque. È un reato di mera condotta o di evento? Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo precedente, maltratta una persona di famiglia. È una condotta o un evento maltrattare? È una condotta. Maltrattare vuol dire trattare male, vuol dire vessare, disprezzare, insultare, umiliare. Non è detto che dal maltrattamento debba derivare un evento lesivo. Nel nostro caso c'è anche l'evento lesivo, perché la donna stufa è scappata, quindi vuol dire, la traccia non lo dice con chiarezza, ma vuol dire che si è offesa, evidentemente. Probabilmente esiste al mondo anche chi sopporta i maltrattamenti fregandosene, non lo so. Ciò che conta è che questo è un reato di mera condotta. È sufficiente che tu maltratti. Il reato è di mera condotta quando è irrilevante se dalla condotta si è derivato un determinato evento. Tu hai maltrattato? Bene. Se hai maltrattato rispondi 572, non me ne frega, e quindi il pubblico ministero non deve dimostrare che da quel maltrattamento sia derivata una conseguenza lesiva. Ok? Non è necessario provare che la donna, io dico donna, anche l'uomo può essere maltrattato, però sono ipotesi un po' più residuali. Non è necessario provare che Kaya abbia subito una lesione del suo onore, della sua dignità, del suo decoro. Quindi reato di mera condotta. Mera condotta ovviamente a forma libera, perché io ti posso maltrattare in mille modi. Ti posso insultare, ti posso umiliare, ti posso non considerare, anche trattare una persona, una mia convivente, come se non esistesse in alcun modo, è una forma di maltrattamento. Poi ci sono, nei commi successivi, delle ipotesi in cui il maltrattamento sfocia in qualcos'altro. È un reato di mera condotta aggravato dall'evento. Quindi se nell'ambito del maltrattamento tu vai a fare delle lesioni alla persona maltrattata, rispondi di una pena superiore. Ma di base è un reato di mera condotta. Basta il maltrattamento, anche se non ha conseguenze. Fino al 2012 la norma non diceva o comunque convivente. La norma diceva chiunque maltratta una persona della famiglia, e quindi si era innescato tutto un dibattito, ma valea solo per i membri della famiglia, quindi solo se le persone sono sposate, o vale anche nel caso di conviventi moruxorio, di figli naturali, eccetera, eccetera, eccetera. Tenete conto che quando la norma è stata pensata nel 30 erano rarissimi i casi di convivenza moruxorio. Oggi sono frequentissimi, forse sono anche più frequenti di matrimoni addirittura nelle nuove generazioni. Voi direste, beh, ma è chiaro che la norma si applica anche ai conviventi. Io vi dico, fate sempre, oggi sì, perché oggi lo prevede la norma, prima del 2012, prima della riforma, bisogna fare attenzione. È chiaro che la logica mi porterebbe a dire sempre: qual è la differenza tra maltrattare una moglie
e maltrattare una convivente, e avete ragione, nessuna. Però qua si tratta sempre di applicare una norma penale in malam partem, cioè si tratta di condannare una persona che non ha violato in senso letterale una legge penale. E mentre le norme penali di favore sono applicabili molto facilmente in via analogica, applicare una norma penale ad un caso non espressamente ricompreso dalla stessa è una grande fatica, perché va contro uno dei principi fondamentali dell'ordinamento penalistico, che è il divieto di analogia in malam partem, che risponde al principio di tassatività della legge penale. Quindi nel 2012 il legislatore è intervenuto, ha detto o comunque convivente, e ha tagliato la testa al toro. Quindi i maltrattamenti in famiglia si applicano anche alle ipotesi in cui la famiglia non sia una famiglia da un punto di vista giuridico, ma sia una famiglia di fatto, quindi una convivenza more uxore. È un reato abituale, lo abbiamo visto prima, sì, perché chiunque maltratta una persona della famiglia, voi mi direte, ma il maltrattamento di base non può anche consumarsi in un solo atto, in un solo evento. Il problema è che maltrattare è un qualcosa che tendenzialmente si consuma in una reiterazione di condotte. Se io una volta litigo con la mia compagna e le dico anche la più grave dell'offesa, la sto maltrattando, la sto insultando, la sto ingiuriando, però l'ho fatto una volta, non ho creato un sistema di offese, non è una donna che viene vessata, non è una donna che viene maltrattata. Il concetto di maltrattamento presuppone l'abitualità. E questo è un reato abituale in senso proprio, cioè in senso stretto, nel senso che potrebbe aversi maltrattamento in famiglia anche se tutte le condotte autonomamente considerate fossero tutte penalmente non rilevanti. Perché ragazzi, premesso che oggi l'ingiuria non è reato, quindi se io ti chiamo tutti i giorni, rispondo di tante ingiurie ma non è un reato, sono tutti risarcimenti del danno, tutte pene amministrazioni amministrative eccetera, ma lo abbiamo detto, il maltrattamento può anche consistere in tanti atti di disprezzo. Se io ti disprezzo quotidianamente, in quanto moglie, in quanto convivente, io magari non ti ho mai ingiuriato, magari non ti ho mai minacciato, non ti ho mai messo una mano addosso, quindi non c'è percosta, non c'è lesione. Tutti assieme però questi atti possono integrare il reato di maltrattamento in famiglia, benché di per sé considerate tutte le condotte sono penalmente non rilevanti. Ovviamente il bene giuridico tutelato dalla norma è la famiglia, quindi è inserita nel capo destinato alla tutela della famiglia, anche se dobbiamo dire che è un reato tendenzialmente plurioffensivo, perché è tutelata anche l'integrità psicofisica di chi subisce maltrattamenti. E l'elemento soggettivo è quello del dolo generico. I maltrattamenti in famiglia assorbivano il reato di ingiuria. Quindi se io sostanzialmente per 10 giorni di seguito ogni sera prendo e ti riempio di ingiurie, rispondevo solo di maltrattamenti in famiglia, non di maltrattamenti e ingiurie, perché i maltrattamenti assorbivano le ingiurie, oggi le ingiurie non sono più un reato, assorbivano anche le minacce, perché se io ti minaccio con quotidianità, io ti ammazzo, se fai così io ti ammazzo, tutto insieme erano maltrattamenti in famiglia, che è un reato più grave delle singole minacce. Mentre invece se i maltrattamenti sfociavano in lesioni, ricordate la differenza tra percosse e lesioni? Percosse io ti percuoto ma non ti lascio una ferita, quindi non ti vado a creare un danno, anche una spinta è una percossa. Lesioni è quando ti provoco un danno fisico. Le percosse sono assorbite nei maltrattamenti, le lesioni no. Quindi se tu nell'ambito di questi maltrattamenti mi spingi o magari mi dai uno schiaffo senza provocarmi alcun danno, siamo ancora in maltrattamenti. Se mi pesti, quindi mi fai del male,
male può essere anche un libido, non è che mi devi forza rompere un braccio, lì rispondi di maltrattamenti e di lesioni, sono due reati. Adesso, tutto ciò detto, che le condotte perpetrate da Tizio a danni di Caia oggettivamente configurino maltrattamento in famiglia, non c'è dubbio. Uno che per un mese, tutti i giorni, insulta la moglie, ricordiamo che non serve neanche l'evento, qua ci sta anche l'evento, ma l'evento non serve, l'offesa non serve. Chi per un mese, tutte le sere, insulta la moglie, sicuramente, oggettivamente, ha posto in essere un maltrattamento in famiglia. E che sia così, lo dicono un miliardo di sentenze, basta che aprite il codice penale e le trovate in calce al 572. E tutte sono chiarissime nel dire che anche se non c'è violenza, c'è maltrattamento in famiglia. Maltrattare non richiede per forza l'elemento fisico. Ultima Cassazione sul punto è la 18.316/2021, che dovreste trovare nell'addenda, ma vi ripeto, dal 2019 al 2021 trovate almeno 5-6 massime che ribadiscono il concetto. La questione è veramente un po' più complessa qui, è capire se siamo dinanzi ai maltrattamenti, al reato di maltrattamento in famiglia o al reato di stalking, cioè atti persecutori 612 bis. Perché anche se noi lo stalking ce lo immaginiamo sempre come il vecchio maniaco che ci segue, a me non è mai capitato, è una cosa che capita purtroppo più alle donne, che vi segue sotto casa, che si apposta e vi guarda o vi segue in palestra, cos'è? Nella mia esperienza di avvocato ho sentito di cose allucinanti. In realtà lo stalking si può verificare anche in famiglia e non è raro che nell'ambito di rapporti morbosi si verifichino fenomeni di stalking. Il problema, come sempre e come ogni qualvolta vengono introdotte nel nostro ordinamento norme nuove, stalking del 2009, e individuare i rapporti, quindi il perimetro, tra la norma nuova e una norma esistente. Leggiamo il reato di stalking, leggiamo il 612 bis e capiamo il problema. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, chiunque con condotte reiterate, quindi il reato è abituale, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o di paura, oppure di ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, eccetera, eccetera. Secondo comma, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Dunque, lo stalking è una norma, vi rendete subito conto, molto più generica rispetto ai maltrattamenti in famiglia. Infatti, mentre i maltrattamenti in famiglia sono un reato proprio, cioè che può essere realizzato solo da un familiare a danno di un familiare, lo stalking può essere realizzato da chiunque. Infatti, appunto, l'abbiamo detto, normalmente lo stalker chi è? Un pazzo che vi vede una serata in discoteca, prende l'ossessione con voi e comincia a seguirvi. Mica un familiare, chi lo conosce? Quindi lo stalking è un classico reato comune. Quindi di base le due norme si dovrebbero occupare l'una di un campo e l'altra di un altro campo. Ciononostante il 612 bis, cioè lo stalking, oltre al primo comma, presenta anche un secondo comma, che è un'ipotesi aggravata. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata alla relazione affettiva. Che vuol dire che, oltre allo stalking generico, possiamo dire quella fatta dal conoscente, dall'amico, dallo sconosciuto, il secondo comma prevede anche un'ipotesi di stalking in famiglia.
Che bello, sembra 8 sotto un tetto, no, lo stalking in famiglia. Cioè ipotesi in cui le condotte persecutorie si verifichino nell'ambito di una famiglia. In questo caso abbiamo una sovrapposizione spaziale tra il reato di maltrattamenti in famiglia e il reato di stalking. Quindi anche lo stalking si può realizzare nell'ambito della famiglia. Il problema è capire quando c'è maltrattamento in famiglia e quando c'è stalking. Le norme sono un po' diverse, anche se guardiamo al primo comma. Condotte reiterate ci sono sia nei maltrattamenti in famiglia che lo stalking, sono entrambi reati abituali. La norma sullo stalking parla di minacce o molestie. Già questo vi fa capire qualcosa, nel senso che mentre il maltrattamento in famiglia è un reato a forma libera, cioè tu mi puoi maltrattare in qualunque modo, l'abbiamo detto, anche soltanto col disprezzo reiterato, cioè per me tu vali meno di zero, ok? Trattare una donna come se valga meno di zero, come fosse una bestia. Però questo può, cioè tu puoi fare questo anche senza minacciarla e senza molestarla. Anzi, se la tratti in questo modo tu non le devi proprio a parlare, quindi sicuramente non c'è minaccia o molestia. Quindi ci sono alcune ipotesi di maltrattamento in famiglia che non sono sovrapponibili allo stalking. Capite subito che queste sono le ipotesi che non ci creano problemi, perché sappiamo sempre qual è la norma. Ma ci sono ipotesi di maltrattamento in famiglia che si realizzano con minacce o con molestie. In questo caso la traccia non è chiarissima, perché tutti questi improperi tutto sommato non sono minacce, perché altrimenti la traccia direbbe possono essere molestie, sicuramente. Quindi ancora l'ambito di sovrapposizione si restringe. Qual è l'ambito di sovrapposizione per ora? Quando lo stalking si verifica in ambito familiare e quando si realizza attraverso minacce o molestie. Continuiamo. In modo da cagionare, quando il codice dice cagionare, è un reato di evento. I maltrattamenti sono un reato di mera condotta, invece lo stalking è un reato di evento. Cagionare perdurante, grave stato d'ansia o paura, in generale fondato timore. Che vuol dire? I maltrattamenti sono un reato di mera condotta, lo stalking è un reato di evento. Quindi anche qui abbiamo una differenza tra le due norme, ma nulla vieta che anche qui possiamo avere una sovrapposizione, perché è ben possibile che io con i miei maltrattamenti ti ho provocato l'evento individuato dallo stalking. Ripetiamo questo concetto che è importante. Quando voi mettete a confronto due norme penali per capire effettivamente se una determinata condotta, una determinata fattispecie storica, come dice la dottrina penalistica, rientra nel fuoco di una norma penale o di un'altra, benché vi siano ipotesi in cui le due norme penali abbiano un chiaro margine di differenza, dovete verificare se ci sono ipotesi di sovrapposizione. Lo stalking e i maltrattamenti in famiglia di base sono norme penali pensate per punire situazioni diverse. I maltrattamenti in famiglia dovrebbero punire ipotesi appunto di maltrattamenti che si verificano in famiglia. Lo stalking dovrebbe punire ipotesi di persecuzioni che si verificano fuori dalla famiglia. Quindi in base sono norme penali diverse. Ma lo stalking può essere anche familiare e quindi già abbiamo una prima sovrapposizione. Lo stalking è un reato di evento, i maltrattamenti in famiglia no. Però è possibile che dai maltrattamenti in famiglia derivi un evento. Nel nostro caso, lei è scappata. Ancora, i maltrattamenti in famiglia sono un reato a condotta libera. Lo stalking è un reato a forma vincolata. Servono minacce o molestie. In questo caso, tendenzialmente abbiamo una differenza, eppure i maltrattamenti in famiglia si possono fare anche con minacce o molestie. Quindi, benché le norme siano diverse tendenzialmente nella loro struttura, ci sono ipotesi storiche che possono rientrare nel fuoco dell'una o dell'altra norma.
In questi casi che cosa si fa? Ci viene in soccorso, il problema è quando non c'è questa cosa che si fa. In questo caso siamo fortunati, perché la norma si apre con la clausola di sussidiarietà, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Che cosa vuol dire? Che il legislatore penale si rende conto che un determinato fatto storico potrebbe essere tranquillamente sussumibile sotto la fattispecie penale di stalking, ma anche sotto un'altra fattispecie penale. E vi dice che laddove la fattispecie storica sia sussumibile sotto lo stalking, ma anche sotto una fattispecie più grave, in questo caso si applica la più grave. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con. Vuol dire che se il fatto costituisce più grave reato non si applica lo stalking, ma si applica la norma più afflittiva. Se invece il fatto costituisce stalking e norma meno afflittiva, si applica lo stalking. Chiaro? Il fatto in questione può rientrare sia nella fattispecie di stalking sia nella fattispecie di maltrattamento in famiglia? Tendenzialmente sì, perché è un maltrattamento in famiglia di cui che sembra sussumibile nel secondo comma del 612 bis, quindi uno stalking familiare eventualmente. Siamo nelle molestie? Più o meno, non ci lanciamo avanti, più o meno. C'è l'evento? Sembra di sì. Quindi sembrerebbero applicabili entrambe le norme. Quale applichiamo? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, applichiamo lo stalking. Quindi dobbiamo verificare se la pena è più aspra per lo stalking o per i maltrattamenti. Vi dico molto tranquillamente che i maltrattamenti in famiglia sono puniti con pena sicuramente più severa. Quindi applichiamo la norma speciale. Applichiamo i maltrattamenti in famiglia. Perché? Perché ci troviamo, avete visto la traccia, non sembrava semplice ma non lo è, ci troviamo in un'area di potenziale sovrapponibilità tra stalking e maltrattamenti in famiglia. Poi ragazzi, non è così detto, perché si può discutere se rientra nello stalking, però ricordatevi, voi dovete difendere tizio e a voi conviene che lui risponda di stalking anziché di maltrattamenti in famiglia, perché la pena è più aspra, quindi eviterei grandi battaglie per dimostrare che non è stalking, ok? Quindi se il reato è se la fattispecie storica è sussumibile in entrambe le norme penali, dovete applicare la più grave. La più grave è maltrattamenti in famiglia, quindi tendenzialmente tizio deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Altri aspetti, il fatto che per 10 anni le cose sono andate meravigliosamente e solo per un mese male, interferisce in qualche modo con la fattispecie storica? Ovviamente no, perché un mese è un periodo di tempo assolutamente sufficiente a integrare i maltrattamenti in famiglia. Certo, può valere per chiedere le attenuanti generiche. Questo non è un violento, questo uno per 10 anni era un marito adorabile, poi ha iniziato a drogarsi, è un cretino eventualmente. Per chiedere il minimo edittale, ma non è che esclude i maltrattamenti in famiglia. E il fatto che lui abbia agito, il fatto che lui fosse un tossicodipendente, ormai il fatto che lui consumasse abitualmente, come dice la traccia esattamente, il fatto che lui abusasse di droga o di alcol può valere ad escludere o a ridurre la sua responsabilità penale. Articolo 95 del codice penale parla di cronica intossicazione e dice che se il reato è commesso da chi è cronicamente intossicato da alcol e droga, tipo gli ubriaconi da strada sostanzialmente, gente che vive ubriaca, in quel caso si può discutere di applicare sull'applicazione dell'articolo 88-89, quindi totale incapacità d'agire o parziale incapacità d'agire. Io come avvocato la questione la farei, però tendenzialmente chi abusa di droga o di alcol non è un tossicodipendente in senso classico, non sono quelli che vivono sotto i ponti a Scampia e aspettano la dose.
è un po' diverso. È una persona che abusa della sostanza stupefacente, non è uno che è tossico dipendente e si deve disintossicare. E allora, come difendiamo il nostro tizio? Cercheremo intanto di sostenere, perché lo possiamo, perché intanto gli sosteniamo che il fatto non costituisce reato, perché solo un mese di maltrattamenti, per 10 anni tutto è andato bene. Perché lo possiamo dire questo in sede penale, in sede di appello, cioè in sede di difesa, di consulenza? Perché la traccia ve lo dice. La traccia non vi dice tizio convive con Caia e da un mese fa questo. La traccia ha evidenziato che per 10 anni le cose andavano bene. E allora, se la traccia lo evidenzia, voi ve la potete giocare. Se la traccia non lo evidenzia, la traccia lo evidenzia, e quindi io chiedo di mandarmi esente da pena, perché io dico che è stato un momento, non si è creata quell'abitualità, però dobbiamo essere giuridici, dobbiamo essere tecnici, lo devo dire. Non si è creato quel sistema di reiterazione di condotte proprio dei maltrattamenti in famiglia, che è il reato abituale. Tant'è vero che per 10 anni andavamo d'amore d'accordo. Sono stati singoli episodi, non un sistema di maltrattamenti, singoli episodi peraltro penalmente non rilevanti, perché sono tutte ingiurie depenalizzate. Quindi mandami esente da pena. 1. 2. Eventualmente dirò non è 572 perché non c'è stata violenza fisica. Anche qua, perché posso permettermi di dirlo? Perché la traccia pone enfasi. Siccome comunque ci sono cassazioni che intervengono sul punto, anche se sono tutte contrarie, questa è un'altra carta che mi posso giocare. È sempre il solito discorso. Se la traccia mi pone enfasi su un dato, voi ve la potete giocare. Se la traccia un dato non lo considera proprio, lo dà come acquisito. Quindi non è 572 perché non si è creata l'abitualità di condotta. Non è 572, quindi evidentemente assolvilo pienamente, perché non c'è la violenza, quindi il maltrattamento presuppone una condotta violenta in senso fisico e quella violenza è solo morale eventualmente. Terza ipotesi, non è 572, ma è 612 bis del codice penale, perché ci sono tutti gli elementi del 612 bis, ma non va bene, lo sapete, perché c'è la clausola di sussidiarietà. Quindi evidentemente potremmo chiedere che cosa? Attenuanti generiche, perché sicuramente sono 10 anni di convivenza ed è solo un mese di fesserie, eventualmente minimo della pena, eventualmente consiglieremo al nostro assistito di riparare il danno se può, così si becca un'ulteriore diminuzione di pena. E così chiudiamo la nostra consulenza penale. Anche qui lascio evidentemente spazio alle domande. Prima di salutarci, qualche minuto. Ah, ovviamente, piccola precisazione, anche qui non è che se non individuate uno, anche tra l'altro questo non è un appello, ma se anche era un appello, se anche lui fosse stato condannato per 572, non è che se mancavate uno dei motivi di impugnazione crollava il mondo. È importante giocare sul fatto è 572 o è 612 bis, e in secondo luogo, o meglio in primo luogo, non è 572 perché non si è creata quell'abitualità del maltrattamento. Poi tutte le altre cose di dettaglio sono buone se le mettete, ma non muore nessuno. Lasciamo qualche minuto per le domande. Sono contento che sia tutto chiaro, Dira. C'è qualche altro minuto?
ma ho visto il commento e ora non lo vedo più, sono impazzito, l'hai cancellato. Era un ringraziamento peraltro, era bello. No, non vorrei che è arrivata qualche domanda e non la leggo, aspettate un attimo, perché è strano, è scomparso un commento, vediamo. Vediamo se ci sono domande, se no mi lascio andare. Ah no, adesso lo vedo il commento di Dio, tutto bene. Perfetto, ora lo vedo di nuovo. Grazie, allora chiudiamo qua questo momento, questo passaggio. Ricordo a tutti coloro, lo ripeto di nuovo, che si stanno preparando per il primo orale, ok, lo vedo anch'io adesso di ragazzi, tutti coloro che si stanno preparando per il primo orale, ricordo ancora che è ancora possibile iscriversi alla Full Immersion, sia alla prima che alla seconda o entrambe, ed eventualmente anche il corso, si compra un pacchetto completo, ovviamente scontato. Tutti coloro che stanno preparando il secondo orale possono preparare con noi il secondo orale, eventualmente insomma ce lo comunicate e scegliete in che modo volete preparare questo secondo orale, e poi appunto prepariamoci per l'esame di avvocato dicembre 2021. Io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione, peraltro è anche un giorno infrasettimanale, quindi ho sottratto anche tempo al vostro lavoro o alla vostra preparazione, però già sapevo che se lo facevo di sabato, con questo tempo che sta facendo eravate tutti al mare, e quindi era il caso di intervenire infrasettimanale. Grazie, vi saluto e ci sentiamo sicuramente prossimamente in qualche altra diretta, in qualche altro intervento. Buona giornata!